tutto cambiato e mai conmigo. Credi a me, quelli lassù che sbobbano sotto a quel sole svengono, mentre con l'uomo che la smassano in fondo a me. Sono allegri pensando a fare della invece là sulla terra il pesce resta assai rinchiuso in una boccia. Che brutto destino avrà Salomo, verrà un po' fame, il pesce si batterà. Allora in fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di affogare, non c'è un amo in fondo al mar. La vita è ricca di polizzine in fondo al mar, in fondo al mar. Con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Woho! Suonare con passione, vince la vita, ogni concerto è un successo. Poi c'è la tromba del pesce rombo, il lupo e il re del blues, la raggia con il nasello, a violoncello con la sardina, all'occarina e con l'orata, vedrai che coro si farà. Ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti quanti, come state? Buona serata. Ciao Amedeo, ciao Francesca, come state? Benvenuti! Bene, sto bene. Come stiamo? Stiamo bene tutti? Ce l'abbiamo fatta? Sì, questa volta sì, speriamo che... Io sono, come vedete, sono molto sobria oggi. Sì, beh, anch'io sono molto sobrio. Amedeo, che però... cos'hai di così sobrio oggi? Amedeo, facci vedere la tua tazza. Che sì, detto così? Io sono già pronto per il brindisi. Assolutamente, assolutamente. Per me il tempo si è fermato, ragazzi. Ecco, sei rimasto a Natale, ecco. Questo diciamo. 2020 non è mai cominciato. Un sogno. Bene, io lascio la parola al mio allora, amico Marco. Sì. Allora, come sempre, come tradizione, ormai io vi do un minuto col cappello, vi do un minuto per riempire un bicchiere di vino, birra o acqua, quello che volete, e onorare i nostri cari. Mi si è rotto il tappo! No! Vabbè, niente bottiglia. No, fermo, dammi un minuto, no, fermi là! Allora, il minuto ve lo do davvero. Io mi sono tagliato i capelli da solo. Esatto. Ah, vorrei ricordare che pare... ho sentito di straforo che dal 1° giugno potremmo andare a tagliare i capelli. Io penso che gli farò crescere invece lunghi. Ma perché farli crescere lunghi? Ma lunghi lunghi, ma proprio, cioè, voglio lunghi lunghi, ma non ci vanno più dare al parrucchiere. Ho risolto! Faccia. Ce l'ho fatta! Me li acconcio i capelli, non me li taglio più. Sono pronta! Ah, ok, ecco, okay. Allora, veramente... dicevo, aspetta. Questa volta abbiamo avuto il minuto vero. Eccola! Allora, con questo brindisi, quindi io vorrei onorare i nostri cari in viaggio verso un altrove. Quindi brindiamo a noi e a loro e celebriamo così tutti insieme la vita. Ricordiamo che tra l'altro, prima di brindare, una persona cara, Alessia Cirillo, una giovane trans che ci ha lasciato troppo presto e che vogliamo ricordare... con una splendida, come una splendida ragazza che era. D'accordo? Alessia Anastasia Cirillo! Cin cin. Ad Alessia. Cin cin. Poi io ci terrei a fare, cioè molta gente non lo sa, però avrà notato che magari un video è arrivato un pochino in ritardo, no? Rispetto alle solite settimane. Sì, io vorrei fare un saluto a mia madre, che ha avuto un gravissimo problema di salute, quindi ovviamente mi sono dedicato a mia madre in questo periodo, quindi un saluto a mia madre, che l'operazione è andata benissimo, perché nonostante gli unicorni, ci sono tante altre creature mitologiche che continuano ad popolare gli ospedali, insomma, diciamo, quindi... E ringraziamo i medici e tutti gli infermieri, chi fa le pulizie, gli ossi, quelli delle ambulanze, tutti quanti, che fanno tantissimo per noi. Quindi, mucho love,
come si dice, in nessuna parte del mondo. E facciamo un applauso. Grazie, mamma, grazie. Applauso, grazie. Ciao, mamma di Marco. Ciao, mamma, che si chiama Gabriella. Si chiama Gabriella. Ciao, Gabriella. Ciao, Gabriella. Bene, e adesso? Bene. E adesso, con vai, tutti, ti dedichiamo la puntata che è la mamma di Marco. Che grazie. Ha messo il nome Marco. E i fratelli di Marco e la sorella di Marco. Giusto? Esatto, esatto. Sì, tutti e tre. Tutti e tre. Ha fatto l'amplen tua mamma. Benissimo. Allora, io voglio iniziare innanzitutto augurando buon compleanno ad Andrea Ibamonni, che oggi auguri. Compie, non diciamo quanti anni perché non si dice. No, non si dice mai. Oggi anni. Che chiede di non fargli un regalo, ma di dare un piccolo contributo a Ferai Teatro. Andate nella sua pagina, andate nella pagina Ferai Teatro e saprete che regalo fare a, al nostro amico Andrea Ibamonni, che ha inaugurato, insomma, la prima puntata di Startup Comedy Live. Auguri Andrea da parte di tutti noi, buon compleanno! Auguri Andrea, auguri, 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 auguri. Poi ringraziamo, vogliamo fare un po' di pubblicità a quelli che alle persone che ci nutrono in questi giorni e che ci portano esatto. Cose un po' quando mi vedete quando mi vedete mangiare è perché quel qualcuno ha portato le cose. Ecco appunto, ecco la Falchi non mangio perché la Falchi ormai sta lievitando, cioè sembra una base per la pizza. E quindi ringraziamo a proposito di base della pizza Piccadilli Pizza a Elmas, che sono quelli che nutrono il nostro orsetto Marco Lodde. E io poi mangio, ringraziamo sì. Gli amici dell'Over, Luca Cagliari in via Mameli, che sono quelli che nutrono Francesca Parchi. Infatti guardate, tutti gli hamburger sono finiti qua nelle braccia. Però sono buoni, poi, però sono buoni. Sono buonissimi. Poi oggi vogliamo anche fare un poco di pubblicità alla nostra amica Rita Sciascia o Rita Xaxa. E alla sua pagina Occhio al Pinocchio, lei è appassionata di Pinocchio, a questa pagina Occhio al Pinocchio dove crea dei meravigliosi burattini appunto di Pinocchio, ma tutta una serie di cose, anche astucci ricamate a tema Pinocchio. Insomma, andate, guardate la sua pagina e andate a comprare adesso le cose che siamo un po' più liberi, giusto Marco? A me adesso è un po' esattamente, lontano, però... esattamente, ecco. Esattamente. Comunque esattamente. Volevo rassicurare tutti che anche io mangio. Ecco, non sembrerebbe, però cosa mangio? Giorni alterni. Ecco, giorni a te, un giorno sì, un giorno no, ecco perché sei così magro, bastardo. Adesso io voglio presentare i nostri ospiti di stasera. Velocemente, perché dobbiamo arrivare velocemente, no? Giusto Marco? Allora, esattamente, dobbiamo correre. Dobbiamo correre stasera. Arianna Bergamaschi, l'indimenticabile voce della Sirenetta e una delle più belle nel panorama del musical in Italia, che ci racconterà il progetto della più grande jam session social, che noi lo cantiamo pure, che è settennale. Esatto, 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 esatto. Ma dobbiamo fare sta roba, capito? Tutti insieme. Poi sarà con noi Timothy Cavicchini, il rocker più amato da Trieste in giù, il frontman degli Ospetica Gamberini e giudice di All Together Now, che ci parlerà del suo ultimo disco in uscita e dei suoi addominali in entrata per la gioia di tutte le canzone. Poi a breve avremo Roberta Cucciari, la naturopata sassarese, che con i suoi liquori afrodisiaci ci ricorderà che dal bacino in giù, cioè quella parte che voi adesso non vedete, soprattutto la mia, c'è ancora vita. Poi in chiusura avremo i nostri meravigliosi Fabrozzano con la seconda puntata di Quarantene Gravide, che tra un po' saranno quarantene sonni, perché la Stefi è lì per lì per dare alla luce qualcosa che, vista la materia prima, cioè Davide Fabrocino, probabilmente sarà un hobbit. E cedo la parola a Marco. Io invece vi presento gli ospiti di stasera, gli ospiti di casa. Quindi il padrone di casa, quindi Francesca Falchi, nota come Cenerentola, perché se non trova il suo principe azzurro velocemente, noi la ritroveremo in cenere, giusto Fran? Grazie! Amedeo Abbato invece noto come Biancaneve, la sua pelle è tanto chiara, tanto leggera, che si confonde col muro di casa durante le nostre registrazioni dei promo col green screen. E io invece sono il semplice e simpaticissimo Marco Lotte, noto col nome di Aurora. Sì, per via della mia folta chioma bionda, della mia voce canterina da soprano e dal mio vitino da vespa del tipo che dice: ma dove li ha messi gli organi? E comunque spero che vi sia piaciuta la descrizione di queste tre principesse set base, tipo prima uscita in edicola. Comunque le altre le troverete se vi abbonate. Allora,
Io devo presentare una cosa, però. Devo presentare il gioco. Il gioco di stasera. Si chiama... Il gioco della settimana, più che... Il gioco della settimana, sì, va bene, parliamo di... È partito 24 ore fa. È partito tardi, sì, esatto. Però, che molti hanno già un po'... Allora, si intitola... Ah, però... Perolt... Ieri è stato pubblicato un indovinello riguardante una favola molto nota. Dovete commentare tuttora, anche adesso, per indovinare, cercare di indovinare qual è la favola che ispira la, da cui prende ispirazione la filastrocca, la poesia che io vi leggerò di nuovo adesso. Allora, il vincitore vincerà un gadget, poi Francesca ci dirà quale. Una scelta, lo scelgo io però allora, stasera. Esatto, vai, vi vai. Leggo la filastrocca è questa. Della stessa madre le due penne di me ha raccontato e nella Germania medievale sono stato spesso chiacchierato. Di chi portò la peste e la sporcizia ne scacciai la piaga, ma il malo datore mio, cielo malvagio, la mia paga. Strimpello bene come pochi con l'aiuto del mio fiato e per rivalsa tutti i minori con me via han ballato. Amedeo, secondo te? Senza dare la risposta. Senza dare la risposta, però. Secondo me è una favola. Bravo, beh, certo. Bravissimo, ha vinto. Bravo, Amedeo. Bravo, Amedeo ha vinto. Amedeo ha vinto. Allora, siccome io adoro sentire la mia voce, Francesca, Amedeo, posso dire il mio pezzo, già che ci sono? Ti va? Certo. Ma sì, detto così, l'hai messo in maniera brutale. Sì, così, ma perché io sono una persona brutale. Sono stata una persona brutale. Ti presento meglio. Vai. E adesso, ecco a voi, l'orsetto più amato d'Italia, che in confronto agli orsetti del cuore sono una masnada di acari, della polvere. Che schifo. L'uomo che noi vorremmo abbracciare di notte, invece di avere il cuscino, io invece mi ritrovo ad abbracciare qualunque cosa, anche una scarpa in queste notti insonni. Ecco, esatto. Quell'uomo che vorremmo sprimacciare, stritolare, masticare, mordere, ecco. Anche un po' meno, Ma sì, ma mi sento Hannibal the Cannibal quando ti vedo. Marco Lodde, che adesso ci presenterà la sua personale visione, appunto, di non c'era una svolta. Marco Lodde! Grazie a tutti. Allora, come non c'era una svolta, questa volta in particolare svolta non ce n'è stata. Allora, la mia vita sentimentale, per farla breve, almeno agli inizi, non è mai stata tanto fiabesca, no? I principi azzurri importanti nella mia vita sono stati soltanto 4, le principesse un po' meno, ovviamente. Siccome gli amici, per qualche motivazione che io non ho mai capito, forse voi la capite, me lo direte, e chissà qual è la motivazione, detestano vederti felicemente single. Probabilmente perché loro sono tristemente in coppia, e ti organizzano così famigerati appuntamenti al buio. Sì, una volta per una Pasqua, una Pasquetta, all'insegna del divertimento, gli amici siamo andati in campagna, ho preso una casa, e gli amici hanno deciso che io dovevo dormire in un letto, e che quel letto era l'unico che bastava per due persone, quindi mi ci hanno messo letteralmente nel letto una ragazza. L'hanno fatto apposta, sì. Ho fatto un po', ovviamente, siamo andati, eravamo lì, sai, buonanotte, sì, luce accesa, legge un pochino, ho fatto un po' quello che ci si aspettava, no? Qualche parola dolce, una carezzina nei capelli. E lei insisteva, cioè io non insistevo, lei sì, e l'ho anche baciata, va bene. Lei mega trasporto, tipo aspettando quello che succede nella camera da letto del principe dopo che finisce, cioè ne rientro, ma no. Io ero lì che la baciavo, ovviamente come si bacia la francese con la lingua. Io baciavo con la lingua, cosa facevo? Lei trasporto. Io con la lingua tastavo e definivo la tipologia di dente che andava a toccare, no? E pensavo, perché sentivo il labbro un po' così, e dicevo, chissà da quanto tempo c'è la ricrescita dei baffi, chissà se è una settimana fa, due giorni fa. Io pensavo a questo, cioè il mio trasporto era zero. E come sono uscito da quella volta, da quella situazione? Come ho fatto la svolta? Come sono uscito da quella situazione per me poco edificante? All'epoca io studiavo antropologia e avevo come un libro che studiavo un pochino, un libro che parlava di scimmie. Bene, ho tirato fuori
Ho tirato fuori quel libro di scimmie e abbiamo passato 2 ore a guardare foto di gorilla, gibboni e orangutan, ma zero Bertuce. Quella no, quella si è rimasta bene dove si trovava. La mattina dopo, questa qui è proprio una storia praticamente, ed è vissuta davvero, che poi la mattina dopo ero convinto di aver risolto, magari perché sono stato considerato magari incapace, noioso e tutto. E invece? No. Invece non era ancora più invaghita di me. Perché lei mi ha detto, mi hai rispettato. Cazzo, sì, è vero. L'ho rispettata, ma non era il mio non è il rispetto, era il mio no. Io non volevo. Però badate bene, che lei non ha colpe, non ha responsabilità. Sono io solo ho avuto colpe e perché non ho avuto il coraggio di chiarire il mio trasporto del momento. Lei era trasportata, io no, e non l'ho detto. Quindi in realtà è colpa mia. E siccome ero terrorizzato dalle reazioni che potesse avere lei se io, non so, l'avessi lasciato, non volevo neanche spaccare tanto il cuore, cosa ho fatto? Mi ci sono fidanzato, perché sono un vile nel cuore. Evidentemente sono un vile. E prima di aggiungere altri colori al mio mantello da principe azzurro, quella è stata una delle relazioni più lunghe della mia vita. Lunghissima. È durata 7 giorni. 7 giorni. Come The Ring. Uguale. Al telefono, 7 giorni. Cioè, 7 giorni io ho finito l'ansia, l'angoscia. E così, in questo periodo di unicorni, lo siete chiesto, in cui gli appuntamenti al buio non si possono fare, nemmeno nelle dark room, non si possono fare gli appuntamenti al buio, ma si fanno i meeting al buio, i webinar al buio, o gli Skype al buio, sì. Ma sono un rischio, perché negli appuntamenti al buio, quelli reali, la vita tutti i giorni, trovi le persone, effettivamente, ma nei webinar al buio probabilmente non troverai il primo piano di una persona, ma solo quella che ho nascosto, la Bertuccia. Finito. Io devo dire che questa cosa del fidanzamento di 7 giorni tipo del ring è abbastanza inquietante. Tu cosa ne dici, Ama? Sì, assolutamente. Comunque condivido assolutamente questa... Gli appuntamenti al buio non rendono, ragazzi, a meno che tu non voglia imparare le nozioni basiche di un dentista, giusto Marco? Sì, no, ma io comunque la differenziazione utilizzavo i numeri, proprio come un dentista, quindi capivo se era il 23 o il 24 piuttosto che il 31. No, ma io sapevo dire dalla lingua anche se ipoteticamente avessi trovato quel dente in un sito archeologico, se quel a che età di morte, all'età di morte dello schermo, perché sapevo, ero attento. Allora, ma devo dire che limonare con te è un'esperienza proprio da igienista dentale. Ecco, sì, anche dentale. Il tartaro. Padre Andrea Leda dice non era una relazione, era un thriller psicologico. Io intanto un attimo ti interrompo prima di introdurre la nostra meravigliosa ospite e quindi ti chiedo già di avvisare non ancora perché adesso io la devo prima introdurre prima che parta il suo video e avviso per il video? Sì, no, aspetta un attimo, prima la introduco. Allora, innanzitutto saluto Cristian Romagnino che oggi ci sommergerà di domande per Arianna, perché Cristian è un collezionista di, così ho capito, di gadget legati alle fiabe Disney. Ho capito, esatto. Che è una vostra, ma Cristian adesso ci manda un lungo messaggio e ce lo spiega bene. Salutiamo, esatto. Galletta, che è sempre l'ha piazzato in prima fila, Giulia Nazzoli, poi Rosario Viani, Donna Rosa Cucurullo, Francesco Frau, Pietro Duidui, Paolo Melis, insomma stanno entrando un po' uno dietro l'altro, ma io adesso voglio introdurre colei che la settimana scorsa non siamo riusciti, no, a far arrivare, che è la nostra incantatrice, la nostra Roberta Cucciari, naturopata sassarese, che adesso ci presenterà tramite un breve video che ci ha inviato, perché ha la connessione un po' ballerina, perché lei abita in una meravigliosa casa però con un giardino, quindi questa connessione va e viene. Ci spiegherà, ecco, come creare questi liquori afrodisiaci, che voglio dire, ci preparano, no Marco? E avviso? Questa uscita, sì, sì. No?
Assolutamente. Fra, fammi sapere quando contattare sia Luna che la regia. Allora, Roberta è già in waiting room, io la farei entrare, la facciamo entrare, la salutiamo e poi avvisiamo. Ecco, io la faccio entrare, la salutiamo, non la Roberta. Le chiudo la videocamera non è attiva, la rinomino perché noi abbiamo definito la nostra Roberta l'incantatrice. Esatto. Eccola qua, Roberta si sta ancora connettendo all'audio. Io direi che mentre Roberta ci sei, ti salutiamo al volo, poi chiudiamo tutti gli audio. Ciao Roby! Ciao, mi sentite? Sì, ciao Roby! Ciao Roberta, adesso, ciao! Tutti gli audio, siamo tutti zitti e attendiamo il religioso silenzio che Alessandro mandi il video. Vai Marco, chiudiamo tutti gli audio. Ciao Roby! Ciao, godetevi le ricette! Sì, ciao. Ciao a tutte e a tutti, amiche e amici di Sardap Comedy, saluto tantissimo, innanzitutto ringrazio Francesca e Marco per il vostro carinissimo invito, sono molto contenta, soprattutto per questo tema che si sposa moltissimo con l'argomento che tratterò per voi, che è quello degli elisir d'amore. Quindi principi e principesse, o principesse che vogliono fare i principi e principi che si sentono principesse, insomma, gestitemi come volete, ma prendete carta e penna per questa mitica ricetta. Vi spiego, vi racconto velocemente la storia di questo nome, lo faccio da qua, da questa piccola diciamo arco dell'amore, che quindi è assolutamente propiziatorio. Un giorno nella mia ricerca appunto legata agli afrodisiaci incontrai una signora del ridente paesino di Tiana, una signora toghissima che se mi sta guardando saluto, che non posso ovviamente svelare il nome, che mi disse che a casa sua c'era questa tradizione particolare legata agli elisir d'amore e legata agli afrodisiaci che appunto venivano ampiamente utilizzati. Si tratta di niente poco di meno che il casumarzo. Quindi la signora, raccontandomi del loro utilizzo appunto di formaggio coi vermi a scopo appunto a questo scopo, mi svelò che loro simpaticamente lo chiamavano la pace in famiglia, perché riportava piano avere ancori, rimetteva la pace lì dove la pace era venuta meno. E allora io da lì non ho dormito la notte, ho cercato di capire come poter estrapolare la quintessenza del formaggio marcio e ipotizzare di chiamare a raccolta tutta una serie di erbe, di spezie, di cortecce che potessero aiutarmi, traendole anche non solo dalla tradizione erboristica sarda, ma anche dalla tradizione di tutto il resto del mondo. Ho dovuto scomodare, diverse terre. E adesso li vediamo insieme. Quindi, pronti a prendere gli appunti per la mitica ricetta della pace in famiglia. 5 stimi di zafferano, perché immaginate lo stima di zafferano con la sua forma ad uncino. Pepe rosa o pepe nero, 10 grani, perché ci vuole che vuole essere piccante. Li pestiamo a mortaio, recitando con ogni colpo di mortaio, recitiamo il nome della persona amata. Cannella ha una segnatura eloquente, eccola qua, quindi questa verticalità parla da sola. 5 semi di cardamomo, utilissimi perché carminativi, perché aiutano a svuotare lì dove, insomma, il gioco dei barattoli, svuota il barattolo, riempi il barattolo, ci aiuta. Zenzero, ovviamente, piccante, antivirale, antibatterico, che insomma ci aiuta anche a prevenire eventuali effetti insomma indesiderati e collaterali della situazione. E poi andiamo ad aggiungere 2 erbe regine della tradizione popolare sarda, della tradizione erboristica sarda. La prima è ovviamente l'iperico, re di tutte le erbe di segnatura solare, quindi un'erba molto maschile. E la seconda è la calendula, un'erba meravigliosa, molto femminile, di segnatura appunto Venere. Quindi 10 grammi
facciamo macerare tutto insieme per 10 giorni in mezzo litro d'alcol, scoliamo dopo 10 giorni e andiamo a fare, insomma, a organizzare lo sciroppo come se appunto si trattasse di un normale liquore. Ovviamente vi potete servire del libro Il liquorista pratico, che insomma i miei amici lo conoscono, infatti li saluto se stanno riconoscendo la mitica Bibbia del liquorista. Se no chiedete a nonna, ovviamente non ditelo, non ditele che serve per fare un elisir d'amore, dite che dovete fare il mirto. E quindi otterremo, come lo prendiamo? Quindi una piccola, un momento di posologia. Una settimana prima dell'appuntamento iniziamo a bere un piccolo bicchiere della pace in famiglia, tutti i giorni fino al giorno dell'appuntamento. Il giorno dell'appuntamento stesso non mangeremo o mangeremo poco, non eviteremo qualsiasi zuppa e zuppa di erbe, soprattutto se sono emollienti, non ammollatevi per favore, tenetevi turgide, e andremo anche ovviamente ad offrire il liquore alla persona amata. Diciamo che abbiamo delle garanzie a riguardo e insomma, soddisfatti o rimborsati, fateci sapere. Voglio darvi un'altra ricetta per tutte le coppie che da un mese e mezzo, in questo momento appunto che stiamo tutti soffrendo i danni dell'unicorno, si sono trovate a vivere una quarantena lunga e vogliono un po' mettere un po' di benzina sul, benzina non è la parola perché qua è tutto organico, insomma un po' di carburante naturale nella loro relazione di coppia. Quindi principi e principesse di vecchissima data faranno insieme appunto un vinello medicato. Quindi avrete bisogno di mezzo litro di vino nero nel quale far macerare 5 denti d'aglio, 15 semi di coriandolo e un bel pugno di petali di rosa rossa. Quindi 5 denti d'aglio possono solo essere apprezzati da persone che entrambe insomma acquisiranno la bevanda, perché sennò appunto crea dei problemi di repulsione. Invece va bevuto entrambe, appunto le persone della coppia devono bere questo vinello medicato. Abbiamo detto poi 15 semi di coriandolo, che ha insomma una funzione similante a quella del cardamomo, e un pugno di petali di rosa rossa, insomma fiore dell'amore. Ragazze e ragazzi, Francesca e Marco, vi saluto tutti. Sono stata molto contenta di farvi vedere ancora un pezzo del mio giardino meraviglioso, magico e cantato. E spero che andiate avanti bene. Viva l'amore! Brava Roby! Bravissima, interessantissima. No, tu le farai queste cose, Fra? Ma io, guarda, sicuramente sì, anche perché visto la consigli. Situazione... No? È con splendido. Noi, è con, leggete l'incantatrice, con noi Roberta Cucciari, Roby! Roby, come va? Saluta a tutti! Ciao cari! Ciao Roberta! Come entusiasmo, allora... ci hai parlato di... ti ha sfinito parlare di sta roba, Roby! Ci sono molte persone che a sono tutti. Contente di vederti. Roby, c'è una Ivana Ivana Iori che ti saluta e dice che sei bravissima. Patrizia Loi che saluto, che sta guardando, che conosco bene. Ma grazie a Rosanna, bravissima, che probabilmente avrà preso appunti a Bocidura, io pure. Marina Spanu, Angela Sanna, Katia Campanella, cioè c'è un sacco di gente, Andrea Leda che torna a scrivere, ci sono un sacco di commenti così Roby, grazie, cuori, ma come ti Roby, io voglio sapere, ma funzionano questi elisir? Funziona assolutamente sì. Ecco, ma e altri consigli pratici, in che dosi? Ma sì, c'è, suppongo, per certi casi sì. Roby. Allora, le dosi sono spiegate nel video, quindi lo dovete riguardare con attenzione, prendendo carta e penna. Certo. Allora, l'unica cosa che vi posso consigliare è di non, assolutamente, non abusare. Cosa potrebbe succedere? Ribasso, non a rialzo, perché gli effetti collaterali potrebbero essere gravissimi.
Eh beh, ma certo. Tipo, io sono curioso degli effetti collaterali. Potreste rimpiangere la quarantena, ovviamente. Questa è magiona, allora. Allora, guarda, c'è allora qua c'è Roby, Cinzia ti vuole bene, poi abbiamo Ele Fiori, Elisi Raffiumi, Roberto De Montis, che sono i nostri della nostra cricca di Poetry Slam, che ti salutano. Esatto. Che bello. Roby, cari poeti che, insomma, metteranno, insomma, sanno mettere parole lì dove noi abbiamo messo solamente dei piccoli aiuti. Ecco. Che male non fanno, Roby, eh? Questo certo. Amedeo è molto interessato, lo vedo concentrato. Bisogna integrare, esatto, le strategie, la poesia, la musica, la danza e ovviamente gli elisir. Ecco, ma Roby, ma mi devo far cassare mentre lo metto questi, cioè lo do da bere questi elisir? Oppure? Allora l'ideale... Tutto, l'ideale è costruire, fare una bottigliarlo anonimo e scrivere in un angolino con un cuoricino la pace in famiglia, per dare appunto un messaggio subliminale all'amato, alla matta. Ecco, ecco. Questo, brava Roby, questo è un ottimo suggerimento. Ecco, questo è un ottimo. Allora, Anna Maria Marcias ti saluta, la saluto io, Carla Caboni. Sai, sì, dice, Roby, ci sono 40 persone che, cioè, non vedevano l'ora. Esatto. Comunque, ma Carla Caboni è mia amica cara, teatro, attrice. Allora, ma dici, sì, Elel Fiori non ha capito quello che ha detto l'incantatrice, perché ha scritto Elisir a fiumi. Allora, Elel, non sa cosa rischia. E poi dice anche c'è lo, ma poi scrive anche ce lo spalmiamo addosso. Ma forse questi sono gli effetti collaterali? Cioè, diventiamo come Elel Fiori. Questo è l'effetto placebo. Ah. Esatto. Va bene già nominarlo. Comunque, guarda, qua continuano a dire a fiumi. Angela Sanna dice a fiumi. Io a fiumi. A Flori, non a fiume. Cioè, secondo me c'è gente che ci si farà il bagno dentro questo elisir. Salutiamo Gravy Walls, Giulia Nazzoli che dice meglio un uovo oggi che una gallina domani, quindi tanto vale utilizzare e fare. Ecco, quindi allora praticamente sperando che non si rompa il tappo dell'elisir come quello della mia bottiglia oggi, che mi hanno tirato una cugurra. Roby, il tirabuchon. Sì, il tirabuchon a tira cugurra, però. Esatto, no, esatto, ecco, esatto. Abbiamo inaugurato, insomma, quindi i festeggiamenti post 4 maggio saranno fatti con gli elisir della nostra Roberta Cucciari. Roberta, ci vuoi lasciare e salutare con una perla di saggezza? Allora, sì, vi saluto dicendovi che dalla notte dei tempi l'umanità ha ricercato delle pozioni che permettessero di rendere l'amore più efficiente. Finalmente queste pozioni sono state rilasciate, quindi insomma non possiamo che godere. Continuiamo a goderne. Evviva l'amore! Condividere. Allora, io invito tutti ad andare nel profilo Facebook di Roberta Cucciari, che divide il suo sapere da naturopata con noi pochi poveri mortali. Con noi poveri mortali, che ci segna anche a fare le minestre, giusto? Esatto. Con le verdure dell'orto, le tisane, i decori, le spezie. Ecco, gli infusi. Quindi ce la facciamo, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare anche senza il supermarket. Basta la natura. Esatto. La natura ci dà tutto e ci ha dato anche la nostra incantatrice Roberta Cucciari, che da domani, io penso che dal 4 maggio tu verrà fatto un altare, ecco, in tuo onore, perché secondo me, se il nostro PIL si sta abbassando, secondo me la natalità si alzerà, o anche qualcos'altro, spero, dopo questa. Esatto. Insomma, amiamoci anche profanamente, insomma. Mi piace questo profanamente. Lo amo, profanamente, paganamente. Ecco. Esatto. Il sacro profano, una cosa sola. Bene, Roby, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti abbracciamo.
Ricambio l'abbraccio fortemente, grazie davvero dell'invito, sono stata troppo contenta. Anche noi moltissimo, come tu sai il meeting lo devi lasciare tu oppure puoi restare con noi Roby, scegli tu. Scegli tu Roby. Va bene. Vuoi stare con noi? Tutta la sera? A noi va benissimo. No, lo lascio perché io vivo con delle persone e non voglio veicolarle, voglio veicolarvi gli eventuali rumori molesti. Anche noi abbiamo già l'Elisir ovviamente, quindi si sa. Ovviamente. Ovviamente. Anche grazie Roberta. Ci speriamo si alzi tutto, anche noi Angela Sanna, anche noi. Che... Ciao Roby, vediamo grazie. Tutti insieme. Ciao ragazzi, buon proseguimento, viva l'amore. Grazie. Viva l'amore. E adesso dobbiamo ascoltare una persona che ci racconterà quella che è stata la sua esperienza, la sua svolta, se c'è stata mai una svolta, nella sua vita sentimentale, e sarà lei che di noi è la showgirl. No, non parlo di me, no. Parlo... Allora io... È offeso. La showgirl è Amedeo Abate, allora io... Sono io con lei, mentre abbiamo l'ospite, che lo so che pazienterà qualche minuto prima di entrare, ma adesso mi produco in tutto quello che è stato, diciamo, la mia esperienza con questi principi azzurri. Allora, dovete sapere che io in questi giorni sono incappata in un tutorial di Mythic, che è il sito di incontri più famoso al mondo. Quello che se consideri Teletubbies un esperimento sociologico per farci sentire tutti Steve Jobs, la capirosca, il cocktail dei nostalgici di Love Boat e le cotiche con i fagioli, un omaggio al marchese del Grillo, tu sul sito di Mythic trovi l'anima gemella. Anche se in questo momento io il gemellaggio ce l'ho con il divano, che ho il culo a poltrona e le cosce ormai a braccioli. Devo dire che nonostante io abbia iniziato una relazione virtuale che dura ormai un mese con il ben noto maestro do ripensamento, tale relazione ha ormai iniziato una parabola discendente. Ecco perché da raccontiamoci tutto così ci mettiamo avanti per quando ci vedremo andiamo dritti al sodo, noi siamo aggiunti a ciao come stai, bene, cosa hai fatto, lavorato, cenato, guardato un film, beh buonanotte a domani. Cioè praticamente come se fossimo sposati da 30 anni e siamo ormai fratello e sorella, che a questo punto direi di ripensamento possiamo anche videochiamarci e scoprire definitivamente che tu probabilmente hai le unghie dei piedi a cozze di Sant'Antioco e io i peli delle ascelle a Merdona di Santa Gilla. Ora, visto che la relazione è arrivata a questo punto morto, io ho pensato di iscrivermi a Mythic e invece di ripescare tizi vecchi che a suo tempo avevo murato con validi motivi, posso così pescare dei tizi nuovi che potrò murare con motivi altrettanto validi. Il punto è che trovare il principe azzurro non è una cosa da poco e se io non l'ho trovato fino ad ora, immaginate che cosa posso rastrellare adesso, che le gabbie sono piene e quando questa serrata generale finirà e le gabbie riapriranno, uscirà di tutto. E cioè specie mai viste, delle mutazioni inenarrabili, mezzi maschi e mezze canottiere bollate, incorporate a ciabatte marroni e calzini al polpaccio con il buco nell'alluce. Perché diciamo la verità, che mentre noi donne del lasciarsi andare abbiamo fatto uno stile temporaneo, questi uomini durante questa quarantena ne hanno fatto una ragione di vita. Esatto. Quando noi usciremo, saremo sensualmente opulente, con quel tocco baffo sopracciglia alla Frida Kahlo che fa sempre artista, loro saranno delle morti nere con quel tocco di Casumarzu che fa subito Oliena con 45 gradi all'ombra. Io comunque ho avuto la mia buona dose di animali da serraglio. Scorrendo i fatti maschi con i quali mi sono rapportata in questi anni, ho annoverato un bestiario che se sapete magari dove trovare gli animali fantastici, per quelli mai visti, chiedete pure, perché io sono un'esperta. Ora, oggi vi parlerò del gecko. Ora, io il gecko lo frequentai solo perché mia sorella aveva deciso che la dovevo smettere di rifiutare chiunque per i famosi futili motivi e che dovevo dare una possibilità a uno anche a caso, per evitare che là sotto si creasse un microambiente fatto di palle, di rovi, di sabbia e di cactus. Ora, io solo a guardarlo già avevo dei dubbi, ma dei dubbi che neanche Conte con questa fase 2, che sembra quella della mia luce pulsata. Ecco che dopo che la mia estetista ha deciso che no, con me nella zona inguine questa luce pulsata non funziona e quindi c'è bisogno di qualcosa di più forte, tipo, non lo so, la dinamite. Ora, il gecko aveva tre caratteristiche, da cui il suddetto nome. Allora, la prima era la sua abilità nell'apparire dagli angoli bui di Villanova, no? Io ero là che passeggiavo e tada! Ecco, io lo trovo tutto all'improvviso.
che la prima cosa che mi veniva da fare era prendere la colpi di scopo in testa, ecco, come si fa normalmente con i jacky, no? Giusto, Marco? Giusto, sì, ma io non li ammazzo, eh. Ecco, solo che io non avendo scopi, ma infatti io non li ammazzo, li stordisco. Ecco, solo che io non avendo scopi a portata di mano, una volta gli ho dato una borsettata in faccia che gli ho lasciato stampato il logo di Zara per 4 ore sullo zigomo. Ora, la seconda caratteristica di questo gecko erano, ragazzi, i polpastrelli. Ora, questo tizio aveva dei polpastrelli grandi quanto dei testicoli di toro, che l'idea, no? Che questo mi cingesse la vita, mi faceva venire voglia di avere delle banderillas, piantargliele nel costato, tagliargli la lingua e l'orecchio e mostrarle all'arena in visibilio con un olè degno di un torero asturiano. E premetto che io sono contro la corrida e quindi ho detto tutto. Però la terza caratteristica, quella più inquietante, io l'ho scoperta durante un bacio della buonanotte, che in pieno delirio estivo da spritz io ho deciso di concedergli. Ora, questa è stata la peggiore decisione della mia vita dopo il training di flash dance affrontato a 14 anni, convinta di dimagrire, ma il cui risultato è stata una distorsione alla caviglia, che she's a maniac, che quando pesi 70 kg, anche no. Meglio save a prayer di Duran Duran che devi dondolare e basta, ecco, e non correre sul posto come un'indemoniata. Insomma, io sono là, no? Pronta per il bacio alla bella suon di Twilight e mi ritrovo dentro Super Quark, con la voce di Alberto Angela che commenta come se si trovasse di fronte ad una danza d'accoppiamento di due coleotteri del Borneo. Perché mentre io mi preparo ad un bacio con la lingua in modalità Macarena, questo si lancia in una meditazione New Age. E tira fuori questa mezza linguetta così, con cui inizia a picchiettare il labbro inferiore, poi quello superiore, come se fosse un silk appeal, così. Talmente veloce che mi tira via pure 2 o 3 baffetti che mi ero dimenticata. Ora io lo fermo prima che decida di farmi pure le sopracciglia, perché questo tizio non aveva una lingua, ma aveva una striscia depilatoria. E mentre sento Alberto Angela che commenta il mio, sai, è tardi, l'agave si preoccupa, con un la femmina si allontana rifiutando l'avance del maschio che affranto si rintana nel carapace, mentre lei lo minaccia puntando le antenne a mo' di moschettiere in direzione dell'apparato riproduttivo, sulla via del ritorno io lancio una serie di maledizioni fenicio punico a mia sorella, che se la mattina successiva non si è svegliata con il culo a carrozza di Cenerentola è un miracolo. Che a questo punto ho capito 2 cose, caro Marco e caro Amedeo. Che mia sorella non capisce niente di uomini e l'unico che abbia capito, per un caso assolutamente fortuito a questo punto, è mio cognato. E che don ripensamento è ormai la mia sola opzione. Sperando che prima che mi accorga che pure lui è un animale, un suricato del Botswana che si crede un elefante indiano, per esempio, passi dalla fase don ripensamento alla fase don ripascimento. Perché per ora il suo compito è questo, e cioè ripascere la costa nella zona pelvica, che tra un po' qui, altro che sabbia del poeta, cari ragazzi, di grigio ci sarà solo la topa. Ups! Grazie! Bellissimo, 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 bellissimo. Fai attenzione a parlare spesso del ripensamento, perché qua arrivano già messaggi. Esatto, te lo chiedono. Che chiede a grande voce, vogliamo il principe del ripensamento. Vi piacerebbe! Esatto, ma poi il pezzo che hai detto, la tua storia adesso, Francesca, mi ricordo una lezione in facoltà all'università, stavo facendo anatomia comparata e la professoressa ha fatto Leuprotto sardo maschio si avvicina alla femmina col suo grosso mammellone cloacale. Io penso che il ripensamento sarà molto contento di sentirsi apostrofato come una cosa hai detto grosso, grosso mammellone cloacale, perché euprocto vuol dire nuovo. Ecco, ma no, io adesso a proposito, scusami, di mammelloni, io vorrei introdurre, lo invito? Io ce l'ho qua in waiting room, ce l'ho qua in waiting room, io ho in waiting room. Glielo dico, Clacetti? Sì, diglielo, che io lo sto per fare entrare, diglielo, avvertilo. Qua ho in waiting room un'icona, a parte un uomo di un'intelligenza
fuori mostruosa. Dal comune, partiamo sì. da questo. Allora, un'arte lui, anche. Ecco, partiamo dall'intelligenza, perché tutti a guardare l'aspetto esteriore, però lui è un ragazzo intelligente, sensibile, in gamba. Stai parlando di me? No, mi dispiace, Amedeo, non sei tu. Non sei tu, ma ti amiamo lo stesso. Ti amiamo molto. No, ma anche tu sei intelligente. Però adesso introdurrò questo ragazzo meraviglioso, talentuosissimo, che è arrivato secondo in assoluto alla prima edizione di The Voice. Era nel team di Piero Pelù, che ha fatto, ecco, frontman degli Ostetrica Gamberini, con cui ha creato quattro singoli che io ho cantato a squarciagola, che sono fondamentalmente a fuoco, aspetta che c'è un fuoco, altrove, poi la mia preferita, Ti rubo gli occhi, che nel 2019 è uscito con un album sempre con Ostetrica Gamberini, Nudi e perpendicolari, che è giudice di All Together Now, mi è uscito Timothy, sei uscito, vieni di rientrare, eccolo, ce l'ho, signore e signori, Timothy Cavicchini! Grande applauso, adesso si connetterà con l'audio e sentiremo la sua bellezza. Eccolo qua! Ciao Enzo, ciao Timothy! Ti sentiamo! Timothy, non ti sentiamo! Un attimo! Il microfono a sinistra dello schermo. Intanto potete ammirare che cioè anche allora, tipo Roberta potrebbe fare una pozione per far andare bene questo momento. Un minuto, tipo ti esce? Cioè abbiamo okay. anche la prossima ospite, ecco, che sia propinqua, ce ne abbiamo uno dietro l'altro. Timothy, giungi a noi! Giungi a noi, Timothy. Però Amedeo, lo sai che ricordi molto un TG degli anni 80? Sì, in Russia. Sì, quella cosa tipo Dravesnik, che non so, io Amedeo... Non faccio l'imitazione dei russi perché non la so fare. Neanche Timothy, io, però. Imito banalmente i russi, sapendo perfettamente che sono molto migliori del mio accento, le loro parole sono molto più belle, la loro lingua è tutto. Però no, c'è questa cosa un po' anni 80, no? Agnes all'inizio. Ma io andrei anche più indietro, se fossi bianco e nero saremmo già sugli anni 50. No, se mi viene quello la magari tipo. Ma dov'è Timothy? Mandagli un messaggio. Timothy lì. Io leggo una sua di biografia, allora eccoci. Eccolo qua. Timothy. Eccolo qua. No. Non ti sentiamo. Timothy. No, vabbè, trappano. Oh, eccoti, sentiamo. Ciao Timothy. Allora, non avevo capito che servivano le cuffie. In realtà puoi modificare col microfono della zona, in realtà. Sì, allora sono meglio le cuffie. Benvenuto a Timothy Cavicchini! Cioè, praticamente abbiamo unito le isole alla penisola, si può dire? Sì! Come stai, Timothy? Come stai? Oggi sono in bibita, ho fatto un aperitivo virtuale e l'ho condiviso con qualche vicino di casa, ovviamente a debita distanza, e quindi sono ovviamente. Attivo, sono cablato, dai, sta bene. Sono un ribelle posato. Allora Timothy, innanzitutto, allora, noi abbiamo Amedeo che è a Milano, noi due siamo a Cagliari, tu dove sei? Verona, veronissima. E Roberta dov'era? Roberta era a Sassari, la nostra Roberta Cucciari, la nostra madre. Abbiamo un quadrilatero importante. E poi tra un po' acchiapperemo Arianna Bergamaschi da Miami. Grande pentagono a quel punto. La Bergamaschi si fa la quarantena da Miami, hai capito? A Miami, vabbè, e io voglio ma sempre in casa. Arianna, se ci segui, io voglio un duetto tra te e Timothy Cavicchini. Lo dico, io vabbè, voglio un duetto. Voglio assolutamente. Voglio che facciamo un disco insieme. Facciamo Vattene Amore, facciamo. Ma non l'abbiamo fatta io e Marco, Vattene Amore, siamo stati bravissimi. Timothy, raccontaci un po'. Cosa ti racconto, baby? C'è tanto da raccontare e niente in realtà, perché la vita si modifica, la musica
la musica si mette un attimo da parte, quindi in realtà c'è poi poco da... C'è da mantenere alta l'aspettativa di una speranza positiva, no? Quindi in realtà attualmente io penso ci sia molto poco da dire, c'è da fare, c'è da capire, c'è da avere la mente molto lucida sul proprio futuro, no? Quindi beato chi si può permettere di stare a casa un anno. Ecco, cioè non noi sicuramente, guarda, tutte le persone che hanno, che stanno, penso che anche Arianna, per quanto sia dall'altra parte del mondo, lei ha chiuso da poco una tournée con il suo musical e anche lei è ferma, e poi lei ci racconterà questo progetto, ma io voglio sapere, allora, innanzitutto, questa esperienza The Voice, che ti ha portato un po' alla ribalta nazionale, raccontaci un aneddoto. The Voice comincia a essere un po' un ricordo di vecchia data, perché è datato 2013, siamo nel 2020, e quindi è un ricordo che resta indelebile, è rimasto vivo l'aspetto positivo di tutto quello che è stato The Voice, perché è quello che crea un'emozione, no? Quindi poi tutto ciò, no, che ti rende un po' più vicino al tuo traguardo, al tuo obiettivo, è secondario, secondo me è molto viva la sorpresa che mi ha regalato The Voice, sono molto vive le esperienze che mi ha dato The Voice, e ti dirò di più, alcune delle mie più grandi amicizie sono iniziate da The Voice e proseguono ancora oggi, quindi forse la cosa più figa è quella. E vedi, quindi una cosa positiva l'ha lasciata. E poi, insomma, certo, ha portato te e la band, insomma, allora, voi siete delle star in Veneto. Io lo so, no? Siete delle star in Veneto, però vi ha portato un po' alla ribalta, no? Ma soprattutto ha portato alla ribalta la tua voce con una serie di canzoni che io conosco a memoria, che lo so, la vecchia Carampana, no? Che fa la gruppi, fa un po' ridere, però cos'è la bellezza di Timothy, che si può vedere anche dei video live, che voi potete trovare sia nella pagina ufficiale Timothy Rock Cavicchini, sia nella pagina ostetrica Gamberini, e che tu sei un animale da palco, cioè te magni il palco, vabbè, Cavicchini. A te mi vuoi troppo bene, però. vabbè, la verità, cioè, te magni il palco, ti mettono San Siro, te magni pure San Siro. Cioè, diciamo che ho 35 anni e il primo palco l'ho fatto a 14. Ecco. E quindi diciamo se come muoverti, quindi, così, ecco. Diciamo che la mia seconda è il mio habitat naturale. È un po' come quando indosso i pattini, no? Io pattino da 30 anni, se mi togli le scarpe e mi metti i pattini non sento la differenza. Con il palco è un po' così, solo che dei pattini puoi farne a meno. Del palco, non è tanto il palco ad aver bisogno di te, ma è tutto quello che poi... è tutto quello che poi, in misura totalmente soggettiva, riesci a crearti. Ti manca tutto il contorno, cioè forse il live è l'unica occasione in cui la cornice ha più valore del quadro che c'è dentro la cornice, ok? Quindi noi viviamo di cornice e cazzo, ci hanno lasciato con la tela viva, e noi con la tela viva non facciamo nulla, veramente noi siamo veramente adesso io poi sono tendenzialmente ironico e molto godereccio e scherzoso, perché la vita la prendo così ed è quello che voglio trasmettere ai miei figli. Voglio trasmettere ai miei figli che la vita è un battito di ciglia che va presa con un vaffanculo e un bicchiere di vino in mano, hai capito? No, vabbè. Cini, oggi la birra, perché il tappo del vino è rimasto dentro la bottiglia, ecco. Io l'acqua, però... ci rimango io dentro la bottiglia. Io ho già finito tutto quello che c'era da bere, quindi allora, io ho una cantina fornita. Amedeo c'è la tisana, ma sai, Amedeo di Milano. No, io sono astemio, quindi io mi trovo a vivere un momento che è per me storicamente è,
è molto pesante, però non voglio che sia negativo, perché poi alla fine ti dico la verità, la mia musica non si ferma, il mio disco sta proseguendo, ho la fortuna di avere musicisti che lavorano su Milano, e quindi dal 4 maggio sarà tutto più gestibile. E mi manca tanto il live, ma più che il live, cioè più che il live inteso come esibizione di se stesso, quello mi interessa veramente poco e veramente relativamente. Mi manca la consapevolezza di essere riuscito ad agglomerare un insieme di persone che come punto d'incontro hanno il mio show. Questo mi manca. Non me ne frega un cazzo, esatto, della mia musica. Guarda, okay, ce li hai tutti qua, eh? Qua allora, ci sono pezzi della Rock Family, dell'Ostetica Gamberini Rock Family. Aspetta, ci sono, c'è un... a parte che... molti commenti, eccetera, c'è il primo che è sicuramente per te, perché non ci sono dubbi, è Anna Lollissima che dice gnocco. Poi abbiamo Francesco Orlandi che ti saluta, Timothy. Ciao, Timothy. Roberta Cucciari, suspense, ovviamente, perché comunque poi, anche lei... Anna Pica, che dice mica solo Anna lei Pica ti vuole bene. Francesco Orlandi, ciao a tutti. Natasha Saloni, ciao a tutti. Pannani, ciao a tutti. Abbiamo diverse... Poi, vabbè, Rock Family ti aspetta. Tu pensa che la mia vita, okay, da una decina d'anni a questa parte, è diventata molto, ancora di più, perché comunque lo era già, ma è diventata molto terra a terra. Tu adesso mi fai nomi e cognomi, ma io mi ricordo sia i nomi che i cognomi, quindi tu per ogni nome e cognome che mi stai facendo, cioè ad ogni cognome e nome che mi stai facendo io associo un viso, hai capito? E secondo me questa forse è una, veramente una delle poche fortune che hanno i musicisti che vivono, no, nel nostro settore, che non è quello prettamente di San Siro, no, e il Meazza, ma è quello dei club in giro per l'Italia, delle piazze, delle sagre della salsiccia, delle sagre della lumaca. Oh, chi lo dici? Ecco, dei festival che ne usa Valle Doria, no? Esatto. quindi io veramente in realtà non mi manca il successo, non mi manca la fama, non me ne frega niente di quella cosa lì. Io dalla settimana prossima tornerò a fare l'umile dipendente per un'azienda di un caro amico che in realtà ha deciso di aiutarmi in questo periodo, quindi ti assicuro. Ma facciamo il nome dell'azienda, facciamogli pubblicità. Esatto. Allora facciamola una volta che mi ha girato il contratto, vuoi? Ecco, ok, allora poi ci vai e gliela facciamo la settimana prossima. Ecco. Sì, no, che poi magari domani mi deve girare il contratto, invece mi gira un bel baffa e allora non gli abbiamo fatto pubblicità per un cazzo. Sappi che ti danno, c'è Anna Pica che ti dice bello come il sole, Aurelia Falzarano che ti saluta, Federica Astrua, scusate, non so l'accento, lo stesso, ma Monica Negri ti dice sì, manca tanto. Effettivamente quello che dice lui poi è un argomento molto importante, quello che noi lavoriamo per il pubblico e ci manca il calore del pubblico. Io lo so con i spettacoli di teatro, reading, eccetera. È devastante. Allora Monica sì, è colei che ha inventato la Rock Family, quindi secondo me ha un posto speciale. Grande. Quindi Monica Negri insieme a Francesca Orlandi, da un'idea di Monica, poi anche Francesca, ragazzi, è super attiva, è veramente sono i nostri pilastri, no? Perché poi i pilastri figurativi sono i mariti, ma i pilastri psicologici, sai, lo sapete, sono sempre le donne. Sono le donne! Allora, io ho la fortuna di stare dentro questo gruppo, perché naturalmente c'è la distanza che ci separa, e ad ogni compleanno, ad ogni celebrazione, cioè, è sempre un motivo per fare festa. Arrivano con delle torte, arrivano anche coi camper, giusto, Timothy? Mi fate commuovere, smettetela, eh? No, io ti... perché uno dice, ma com'è che la Falchi sta dentro sto gruppo e fruga? La Falchi fruga, non ti può venire a vedere, anche se un paio di volte ha detto, guarda, mi faccio una 24 ore, faccio proprio, arrivo, vedo il concerto e ritorno, perché questo è... Guarda, io vorrei avere il potere, vorrei avere la capacità, la forza, vorrei avere i mezzi per poter fare un film di come abbiamo deciso noi di vivere la vita. Noi non abbiamo deciso di perseguire le classifiche, il successo, non abbiamo deciso di
per seguire, no, l'assegno 6 ogni 6 mesi. Noi abbiamo semplicemente pensato che sarebbe stata una figata vivere la musica di live. Quindi noi in realtà, noi quando diciamo che siamo degli operai della musica, è la verità, non c'è un altro significato. Noi per vivere di musica lavoriamo 5 giorni su 7 a settimana e probabilmente in quei 2 giorni in cui non suoniamo, sono il lunedì e il martedì, qualcun altro è a fare qualcos'altro, hai capito? Quindi per noi è veramente, anche per dirti, anche la decisione di fermare la band, no? Nel tempo materiale che occorre per registrare All Together Now, che è velocissimo, che è un motore pazzesco, io mi auguro non finisca mai All Together Now. Ecco, quando ci fermiamo un mese per registrare All Together Now, è devastante, ci videochiamiamo, ci sentiamo, ci telefoniamo. Con questo non voglio dire, con questo non voglio dire che, no, siamo come fratelli, che siamo, andiamo sempre d'accordo, che non litighiamo mai, perché se la band la metti su questo punto, ragazzi, allora le band sono estinte. Noi litighiamo quasi tutti i giorni. È normale. Ma assolutamente, noi siamo veramente dei fratelli di musica, i fratelli litigano, discutono, hanno punti di vista differenti, hanno passioni musicali differenti, però noi veramente, io vivo la mia band, sono sincero, io non so cosa sarà l'anno prossimo, non so come andrà, poi siamo tutti positivi e sappiamo che ricomincerà tutto come se fosse stato solo un brutto incubo. Io non so quello che sarà, probabilmente nella mia vita non sarei mai amico di nessuno dei miei musicisti, lo dico proprio fermamente. Ma li facciamo, no, i nomi di sti ragazzi, Timothy? Ah, Massimo, Michael, Paolo e Bruno, sono anche Marco, perché Marco è il nostro fonico, ragazzi. Sì, Marco Pivel, giusto, era più giovane Marco, giusto? Lui intanto è più giovane, quindi è quello che in realtà ringiovanisce di più la band in assoluto. Perché è capace di almeno 15 anni, perché voglio dire, all'età media, Bellinello, Crepaldi, ma... no? Quelli l'alzano di merda proprio, cazzo. No, poi... quelli vanno proprio... La portano bene, però basta, rotto i coglioni. Vabbè. Ci sono moltissimi, Timothy, ci sono moltissimi commenti. Hai diverse persone che, vabbè, Francesca Orlandi che viva le donne, seguendo il discorso che abbiamo fatto. Anna Pica dice lui non è... Viva le donne a prescindere. Certo, ovviamente. Anna Pica dice lui non... Questo è un bellissimo complimento. Ti dice, lui non è bello solo fuori, lui è soprattutto bello dentro. È vero. Poi Giulia Nazzori aspetta, Giulia Nazzori distrugge tutta questa poesia con un è proprio buono. Vabbè, ragazzi, se va avanti così mi tengo il bello dentro, perché io mi sto allenando. Sta diventando un porno, capisci? Io mi sto allenando sempre 2 ore al giorno, ma poi bevo 2 ore e mezza, quindi... Bastardo! Quindi io mi sto allenando sempre sul divano! Maledetto. Sono sempre in deficit di mezz'ora, cazzo. Devo fare qualcosa. Ascolta, Timothy, io te lo sai che ho una richiesta speciale. Che sì. Allora, durante una residenza noi facciamo una cover, cioè mi mammo con i compagni di una residenza teatrale e vi giravo il rubo gli occhi. Bellissimo, simpaticissimo. Addirittura la cosa mi stupì assai, perché io dissi, ma questi che vogliono? Cioè, nel senso, ma perché hanno fatto una cover del mio brano, che io sono proprio... Io sono qua, e invece mi piacque un sacco la cosa. È stata la colonna... Quando bevo utilizzo dei verbi che non utilizzo nella mia dizione naturale, quindi è incredibile. Fantastico. Io voglio bere sempre. Allora, io ti dico che quell'estate Ti rubo gli occhi, che io ovviamente ho martellato tutti a bomba, perché era poi quell'anno in cui noi ci siamo incontrati, io ho rivisto Bruno, che non vedevo da 20 anni, è stata la colonna... Me la ricordo questa cosa, forse. Ecco, è stata la colonna sonora praticamente di questa residenza, e alla fine con questi attori ho detto, no raga, andiamo a sto anfiteatro e facciamo la cover di Ti rubo gli occhi. E quindi io ti chiedo, aspetta, c'è Ave Timothy, anche Roma va a fuoco per te, ti dice saluti da Roma, e Anna Lollissima, lo amiamo sto ragazzo, anche noi lo amiamo, io ti chiedo di farmi un pezzetto di Ti rubo gli occhi, il ritornello, please. Allora, ditemi solo se si sente la base, per favore. Okay. Anche se non si sente la base, va per la tua voce, non importa. Si arriva? Sì, noi stiamo zitti, così. No, voi ditemi solo se arriva. Io mi tolgo il microfono. Sentite? Sì.
Ah, arriva? Beh, allora sta già andando bene, dai, dai. La prendiamo, dai. Ti cerco e dove sei? Questi son tempi bui. Ho il vuoto nello stomaco, ma resto in piedi ancora. Tra libri di poesia, semplice fantasia, niente più impossibile. E una donna si innamora, e una donna si innamora. Ti rubo gli occhi per un'ora, non ho bisogno di una scusa, mi basta averti solo per metà. Dammi i tuoi occhi questa sera, fermando il tempo solo un'ora, abbracciami finché non passerà. Yeah. Grazie allora della richiesta. No. Comunque sia, la gente... La lasciamo come sottofondo. La gente sta commentando la canzone. Io sto piangendo. No, la gente... perché? Vai, di commenti. E no, ci sono diversi commenti. C'è Anna Pica che continua dicendo: Timo, ti sto cuocendo il pane dedicato a te. C'è sto su cuocendo? Il tuo no, il pane dedicato a te. C'è su il tuo nome. Se poi... Allora, guarda, Anna, aspetta. Ma c'è la foto. Via Rubicone 7B, Lugagnano di Sona, Verona. Mandami il pane, che se arriva azimo io lo butto nel latte, non ti preoccupare. Poi c'è Anna Lollissima che dice: lo amiamo sto ragazzo, quindi ragazzi... No, ma lo amiamo anche noi, Anna, cioè adesso noi lo vediamo, sì. Tutti star bene. Allora, Anna è talmente fan, ok, perché va detto, perché poi insomma secondo me bisogna parlare anche di loro. Anna è talmente fan, io un mese fa mi sono inventato, no? Io ho detto, io mi alleno da 20 anni, ok? Perché comunque fa parte ormai del mio equilibrio, ok? L'allenamento. Quindi io dico, io sono a casa ad allenarmi 2 ore al giorno. Se volete, metto a disposizione in qualche modo i miei contatti e ci alleniamo in videochiamata. Ragazzi, Anna si è fatta una settimana di allenamento con me, devastante, perché Anna, tra le altre cose, era un po' di anni che non si allenava. Lei non ha mollato un centimetro, io sono rimasto a bocca aperta, davvero. No, ma allora vengo anch'io, Timothy, ma se, lei non molla un centimetro, io spero di mollarne appena a meno 10 di centimetri. Almeno 10, ma tenetemi i vostri centimetri. Tanto l'uomo poi... L'uomo si attacca ai vostri centimetri. Se li perdete, sì, vabbè, siete esagerare, perché qua non ci sono centimetri, Timothy, qua ci sono quel metro famoso di distanza. Cioè io lo tengo naturalmente il metro di distanza. Ma le modelle durano un mese, poi la fiamma si spegne. Voi tenetevi i vostri centimetri, che noi ci innamoriamo di quelli. Beh, Timothy, allora mi hai dato una disperata col maestro del ripensamento, quindi posso continuare a mangiare la Nutella direttamente dal barattolo col cucchiaio della minestra. No, quello di legno. Col dittone. Ascolta, Timothy, prima di far entrare Arianna, perché io voglio vedermi insieme, adesso tra un po' la faccio entrare, perché voglio che voi interagiate, anche per farmi solo una chiacchierata, perché Arianna c'è un progetto molto interessante. Allora, Timothy, io voglio chiederti, raccontaci brevemente, allora, a parte Nudi e Perpendicolari, da cui tratto anche Mondo Hotel, andate ragazzi, scaricate quest'album, compratelo, ma soprattutto... No, ma io ti voglio bene ormai, cioè sei bravissimo. No, ma è il mio lavoro, ho fatto l'ufficio stampa per 6 anni, guarda, gestivo 18 teatri in Sardegna. Allora, a me basta, guarda, un appartamento in affitto per 4, io mi trasferisco in Sardegna e tu mi fai l'ufficio stampa. Subito. Io posso anche lavorare solo in Sardegna, se vuoi. Alla grande, cioè guarda che qua ti giri tutte le sagre, qua non ti mollano più Cavicchini. Dobbiamo farci chiamare da Bianca Zei e farci dire scusate. Ascolta, Timothy, raccontaci dell'ultimo album e poi faccio entrare Arianna. La gente scalpita, allora, anche per Arianna. In realtà è molto semplice. Io ho cominciato, guarda, a gennaio mi sono riavvicinato a Nicola Fragile, che è un caro amico di vecchia data, nonché il primo produttore del primo EP dopo The Voice, quindi A Fuoco, Altrove e Anestetico sono produzioni di Nicola Fragile. Nicola Fragile ha un tocco che mi è rimasto dentro per praticamente dal 2013 ad oggi. Quindi abbiamo avuto modo di essere molto chiari tra di noi, nel senso che poi
abbiamo due vite molto simili, anche se lui fa una cosa e ne faccio un'altra. Abbiamo iniziato quindi inevitabilmente dopo un incontro a lavorare su un ipotetico album insieme, solamente io e lui, quindi ci siamo veramente chiusi come due amici, no? E abbiamo cercato di capire se poteva uscire con il materiale che avevamo in mano un album figo. Allora io vi dico che secondo me l'album è veramente, potrebbe essere il mio album, ok? Cioè, dopo quell'album potrei anche dire ok, sono a posto. E tra le altre cose, mi ha già confermato la sua presenza Daniela Mietta e sono contentissimo perché per me... Le Charlie's Angels in the Wall! Mietta! Simona Nencini e la Silvia Mezzanotte! Cazzo, dovrei fargli fare un brano a testa, hai ragione, cazzo. Le Charlie's Angels, potremmo fare un brano... potremmo fare un brano a quattro, adesso che mi ci fai pensare, cacchio. Ma la Falchi, allora, c'ha le idee, la Falchi allora sai, Daniela è stata la mia compagna di All Together Now, che io mi auguro venga riproposto. Allora dico, senti Daniela, noi in qualche modo dobbiamo coronare il nostro incontro, che è quello di una bellissima amicizia reale, vera, concreta, e che tra le altre cose ha completamente annullato il ceto sociale tra i due, ma soprattutto il curriculum. Cioè, nessuno ha chiesto all'altro chi fossimo e cosa facessimo. Ci siamo semplicemente trovati sulla stessa linea di pensiero, sulla stessa linea d'onda. Quindi la cosa, in qualche modo, secondo me, va coronata. Allora io, siccome ho quest'album in produzione, che è un album indipendente, perché non ha ancora un'etichetta, perché l'etichetta andremo io e Nicolò a cercarla una volta che l'album sarà registrato. Ok, come si faceva una volta, ok? Perché secondo me va fatto questo adesso, soprattutto adesso, dopo questo momento, bisognerà sfruttare, no, le varie amicizie e conoscenze per cercare di capire se è possibile trovare un'etichetta che possa rappresentare in qualche modo, no, il mio disco, il mio album. Ecco, quindi questa è la speranza e l'aspettativa. Che ti dico, da un lato sono sollevato perché io so che dal 4 maggio il disco riprenderà il lavoro. Sono aperto a mille collaborazioni, perché io nel mio disco, guarda, ti giuro, vorrei fosse il coronamento, no, di un piccolo pezzetto di sogno ogni volta che esce un disco. Quindi vorrei veramente ogni canzone cantata con qualcuno diverso, ma è difficilissimo. Allora, Timothy, mentre tu dici questo, io faccio entrare Arianna. Vai, fai entrare Arianna. Faccio entrare Arianna. Ciao Arianna. Ciao Arianna. Ciao Arianna, il microfono. Anche lei ha il problema del microfono. Ciao, vedi? Ciao Arianna. Come un va? Applauso ad Arianna Bergamaschi, bellissima, maledetta! No, ma scusate, Arianna, ma noi stiamo vedendo Arianna da Miami? Esattamente, sì. Infatti lì è giorno. Lì è giorno ed Arianna è buonissima. Questa è guardate l'aria della Sardegna, come mi sta riducendo. Ragazzi, Arianna, che vi lamentate, che io sono a Miami, ma l'unico sogno che ho, anche se adoro Miami, è di venire in Sardegna, quindi... Ma noi ti aspettiamo a braccia aperte, Ma io ho la casa, Barumini, venite qua, fate un duetto a Barumini. Io la casa costerei. Benissimo. Ho 3 anni, quindi... Conosco mari, monti e tutto della Sardegna. Ma Arianna, Arianna, allora io non so se Arianna, allora Arianna ti presento Timothy, ti presento Arianna ti presento Amedeo Abate da Milano, che è il nostro comico milanese, Marco Lodde da Cagliari, Francesca Pagliari. Il barbuto, sono Marco. Adesso Marco dirà due cose su di te poi tu racconterai, mi permetto di dire, di rubare la parola a Marco, il progetto che stai portando avanti e al quale Timothy deve assolutamente partecipare con quel vocione meraviglioso che ha. Vai Marco! Io farò una breve sinossi, Arianna, spero di dire il tutto. Anzitutto, tu sei una grandissima e bravissima figlia d'arte, nata a Milano l'11 novembre 1975. Ma si dice l'età di una signora! Su Wikipedia! Non si dice! Arianna è pienissima di cose da fare, ha una vita piena perché fa tantissime cose. Inizia a lavorare prima di 12 anni, fa il fantastico sceneggiati TV e fa ballo con Brian e Garrison, che sono dei miti, li conosciamo tutti quanti, e prende e interpreta parte del Tuo Mondo, canzone importante, che è la canzone della Sirenetta.
quella famosissima che non nel tanto film sentito. Specifico non nel sì, film non nel film, non nel film, no, non nel film, chi la interpreta nel film mi fa l'ennesima causa o comunque ma che causa, no, no, ma no, sei bravissima, ma tu potevi cantare, l'avrei detto ovunque la puoi no, cantare, però sai, ci tengo a precisare le cose, io l'ho cantata nel mio disco perché ero la testimonia della Disney. Certo, esattamente, hai tenuto rubriche con Topolino, poi hai partecipato più grandicella anche a Sanremo, classificandoti al terzo posto col pezzo Ritorna. E Arianna ritorna a Sanremo successivamente col pezzo C'è che ti amo e si posiziona al quarto posto. Quindi Arianna poi CD, RT Music, fa cose, dal 2000 in poi si dedica anche non solamente alla canzone, ma anche al teatro, musical e teatro di prosa. Fa tantissime cose. Nello stesso anno incide l'album A modo mio, che io ho avuto modo di avere, tra l'altro. Incide Verso Est. Verso Est lo volevo citare in particolare perché è un inedito scritto e arrangiato da Ennio Morricone. Cioè, signori, chi abbiamo con noi oggi? Arianna. Cioè, Ennio Morricone... hanno collaborato. Timo, ti hai capito? Timo, ti hai capito? Io sono senza esatto. parole. Ti ma vai! Sì. Guarda, io ce l'ho già in testa questo duetto Timothy e Arianna Bergamaschi. Timo, ti capisci? Esatto. Io ce l'ho in testa. La sentiamo. Io sono già d'accordo, pensa te. Io ce l'ho già in testa, me ne sento già. Francesca, ascoltami, scusa, ascoltami, perché è importante, perché le notizie sono le notizie, che poi la vita di Arianna è piena di informazioni e di cose travolgenti, perché nel 2013 esce col suo singolo Sexy People, il video è molto Sexy People, dove c'è una campionatura piccolina di Torna sul Riento fatta con Pitbull duettando, è molto intrigante quel video, molto carino. Con Pitbull! Carino. Cioè, non è carina, è buona la cosa, il tutto. Nel 2015... Oggi abbiamo un tocco di figo da una parte, lo posso dire, lo dico come... È un tocco di figa dall'altra, io però c'ho la corona. Così, che non c'entra allora, niente. Allora, io sto cercando Sexy People su YouTube. Diciamo, la corona in questo momento non è esattamente la cosa più fantastica. Perché, sai Arianna, io mi sento principessa, un po' attempata, però... Sai, in periodo di coronavirus io mi compro la corona light ogni volta che vado al super, poi ci penso un attimo e dico, ma proprio la corona? Esatto. Guarda che c'è Timothy che sta cercando il video, ha cercato subito il video. No, aspetta, fermi. No, io lo sto già guardando, non avete capito. Cioè, sentite, esatto. Ragazzi, cioè, è così che la sento. Fare. E devi sapere, comunque, Timothy. Comunque sapete, Pitbull non mi è mai stato così simpatico come dopo questo video. E non c'è solo Pitbull fra i collaboratori di Arianna. Nel 2015 esce con un singolo Adesso Mai in duetto con Shaggy, che poi parleremo anche del matrimonio, Shaggy. Ma lo sappiamo tutti, il matrimonio di Arianna che sta... Shaggy l'ho visto con Sting. Si è rivelato molto più artista di quello che è arrivato. Poi almeno in Europa, no? Negli non ultimi perché, anni. Non è perché ormai è incredibile. Però è un grandissimo artista Shaggy, solo che sì. Purtroppo lo conoscevamo. È impressionante, davvero impressionante. Bombastic, che me l'ascolta ancora Mr. Bombastic. Cioè, comunque io una cosa voglio... Allora io voglio sottolineare una cosa, che Marco ha detto i collaboratori di Arianna, Pitbull e Shaggy. Cioè, non ha... Ma non solo, perché duetta, Arianna ha duettato, e lo sappiamo, l'ha duettato a Quanti giorni dal parto, The Prayer, con Michael Bolton, che la domanda è, come mai il bambino non è nato con quegli acuti che hai fatto? Infatti me lo chiedevo anch'io, è stata una follia, ragazzi. Raccontacela, voglio l'aneddoto, guarda Timo. Sì, vai, aneddoto. Allora, l'aneddoto intanto è che io non era previsto che fosse a Detroit, nel senso che ero a Detroit perché mio marito lavora a Detroit, abbiamo una casa a Detroit, anche se in verità l'abbiamo venduta, ma comunque siamo spesso a Detroit per via del lavoro di mio marito, e io volevo far nascere mio figlio in America. Quindi ero lì da gennaio. Mi arriva una chiamata 2 giorni prima dell'evento da Michael, col cui avevo già duettato sia per una cosa a Roma, di come si chiama, Children for Peace, che sì, è una onlus famosissima,
E poi per il mio matrimonio lui aveva fatto sia il duetto, sia aveva fatto Nessun Dorma. Mi chiama. Hai capito? Io ho invitato il salumiere Giovanni, il salumiere. Lei ha invitato Michael Bolton. Così, no? Ognuno ha la sua vita da sogno. L'importante è che ci hai ragione, hai ragione, hai ragione. Guardate che sono, cioè, comuni mortali come noi, non è che... Ah, è vero, è vero, è vero. Io voglio il duetto tipo di Arianna, con i collaboratori di Arianna, Shaggy, Pitbull e Michael Bolton. Guarda, io canto, io se canto con lei, canto anche Luis Fonsi, non è un problema. Voglio sentire Del Parto a 5 giorni, vai! E vai, allora Arianna. Vai. Perché chiama Michael e dice... Ciao, dove siete? Di bello, io devo venire a Detroit tra tipo 2 giorni. A questo proposito, se mi passi Arianna, che io devo chiedere una cosa. Ok, non lo sentivo da un annetto. Mi fa, senti, cosa fai dopo domani sera? Dico, guarda, forse partorisco, perché lui non sapeva che ero incinta, non lo sentivo da un po'. Dico, guarda, forse partorisco. Dice, come forse partorisci? Sì, dico, guarda, ormai sono al limite, anzi sono oltre il limite, volevano indurmi al parto. Caspita, perché sai, pensavo, visto che Hillary Clinton, la canzone preferita di Hillary è The Prayer, e io vengo a cantare per lei a Detroit, pensavo di cantarla con te. E lì, sai, cioè, silenzio di un minuto, tipo, come cacchio. Figlio, se esci non te la perdono già più per tutta la vita, cazzo. Esatto, no, la vita rovinata va. Cioè, cantare alle presidenziali comunque di una che poteva veramente diventare presidente, e comunque la signora Clinton, a prescindere che si diventa presidente o meno, la signora Clinton era un fatto. In più con Michael, che io amo alla follia, insomma, quindi ho detto, senti Michael, dammi stanotte, ci dormo su, era sera, ho detto ci devo dormire sopra perché ci sono delle note improbabili che già quando le prendo, che sto bene, sono comunque abbastanza tosta. Dico, se poi le devo prendere con la pancia così, l'aria dove la metto? Perché non avevo più spazio, avevo preso 17 kg. Non avevo aria da nessuna parte. No, l'aria ti conveniva buttarla fuori, Ari. Infatti, non avevo spazio, appena prendevo fiato, già ero gonfia, non sentivo, non sapevo dove metterla, ti giuro, era una roba... Vabbè. Quindi praticamente ogni volta che respiravi, esatto, ogni volta che respiravi ti garantivi almeno 2 punti. Arianna, però tu hai fatto altri duetti importanti, c'è un duetto particolare che... Voglio finire di sentire, voglio capire come va sto acuto e questo bambino che non viene espulso, tipo, non è nato. Rigore mondiale, non è nato, però non vi nascondo che rigore mondiale. È stato faticoso, non vi nascondo che è andata bene. Però è chiaro che cantare con 17 kg in più, con un bambino che ormai è al limite del... Non è esattamente la stessa cosa che farlo, chiaramente. Non è una passeggiata. Ma scusa, posso sapere una cosa? Ma lei quando ti ha visto non ha detto nulla? No, lei ha fatto la battuta. È uscita e fa, grazie Arianna, ringraziamo Dio che... Il bambino sta ancora bene. No, cioè io avrei detto Arianna, per me sei nuovo Dio, cioè veramente. Arianna, tieni il passaporto, te e tuo figlio forever and ever. Vabbè, già per fortuna avevo la green card, per fortuna. No, certo, diciamo. C'è un altro duetto che a me è piaciuto moltissimo, che hai fatto nel 2016, For Every Child, un progetto ideato da Guetta e Yoko Ono per l'UNICEF, duettando insieme ad altri cantanti anche, ma tu hai duettato virtualmente con John Lennon. Come è stata questa esperienza di... che ovviamente, chiaramente, non è John Lennon, non c'è più, lo sappiamo, però come è stato duettare con una star in questo modo strano, diciamo? È molto emozionante, anche perché il regista è Michael Jurgovac, che è quello, mm-hmm, che ha fatto tutti i video dei Black Eyed Peas e di Will I Am, ed è anche lui con cui ed è il regista di quei video lì. E lui, esatto, dopo che abbiamo girato il video, mi ha chiesto questa cosa, mi ha detto, vuoi partecipare a questa cosa? E lui è uno, come tutti gli americani, che è capace di arrivare alla sostanza. Quindi all'inizio io la cantavo, però era un po' estetica come cosa, no? Poi lui è riuscito a tirarmi fuori il senso di quello che stavo, certo, cantando, e devo dire, l'idea comunque di essere vicino a artisti, perché è pieno di artisti di grandissimo calibro, ma soprattutto di cantare Imagine, ha provato
da Yoko Ono in video ufficiale con lui, è chiaro che è un fatto. È da piangerci, cioè sarà stata un'emozione. Sì, infatti io alla fine della registrazione pianto tantissimo, perché appunto, ribadisco, lui all'inizio per tensione era un po' così, un po' bloccata, poi lui è riuscito a farmi pensare anche al motivo per cui stavamo facendo questa cosa, che era per i bambini, e quindi e io ero incinta in quel momento, quindi ho messo un vestito in più, incinta, ho messo un vestito un po' largo perché si vedeva un po', allora... però non l'avevo ancora detto a nessuno che ero incinta, quindi era un po' una roba. Si può sapere l'anno di nascita di Arianna senza sapere l'età? 75. Porca vacca, ragazzi, cioè, che curriculum ha sta ragazza? Ci ho messo un po' ho sintetizzato del 90%. Ma soprattutto un altro collaboratore di Arianna, Will.i.am, dei Black Eyed Peas. Esattamente. Guarda, Arianna abbiamo una cosa in comune. Io in finale a The Voice nel 2013 come ospite c'era Will.i.am. Ok? Allora, quando lui notò che io ero il doppio di lui, innanzitutto si spaventò, io gli dissi tranquillo, vengo in pace. E gli allungai il mio bicchiere di Jack Daniel & Cola, perché era la bevanda preferita di Piero, no? E l'ospite Mario Biondi. Quindi, insomma, in qualche modo io mi arrufianai i super ospiti con del Jack e Cola. Ecco, questo per farti capire che poi il mondo è fatto di un bicchiere di alcol. Vabbè, insomma, assolutamente, ma come dicevo prima, sono tutte persone che proprio nella loro grandezza è proprio per questo che diventano dei grandi. Certo, sono le persone tranquillissime e molto easy. Io vorrei toccare un punto. Una non cosa. Dire così che ci spaventa. No, è una cosa bella perché stiamo parlando di emozioni. E io vorrei indagare così su questo, sull'emozione del canto, perché io, siccome canto come un citofono più o meno, vorrei sapere cos'è stata per te l'apertura del Festival di Sanremo di quest'anno, cantando almeno tu nell'universo di Mia Martini, una delle mie canzoni. Perfetto, Arianna, cioè Timothy ci ha cantato un pezzo di una sua canzone e tu mi devi, ce la canti un pezzo, perché io l'ho visto il video su Instagram, io l'ho visto, anche io l'ho visto, tu ce ne canti un pezzetto. Sì. Sono vecchia, mi è piaciuto anche il vestito. Ho 50 anni, potrebbe essere. Ma allora, ragazzi, innanzitutto ho dovuto, come in tutte le cose, le cover. Io non amo molto fare le cover. Perché? Non perché uno dice ma sei capace o non sei capace. Uno, se sa cantare, bene o male, una cover se la può cantare, non è quello. È che soprattutto le cover di donna. Quando faccio i live cerco di fare eventualmente delle cover maschili. Perché purtroppo, soprattutto delle grandi voci, c'è sempre un paragone, ma che fa parte anche della memoria, delle memorie intime delle persone e quindi dei ricordi che sono legate appunto a momenti importanti, e quindi tu immagini sempre la voce di quella cantante. Cioè, se tu fai una canzone di Mina è una grande responsabilità, ma anche perché non la farai mai bene come lei, ma anche la facessi bene non sarai mai quella roba lì. La gente ha in testa quella roba lì. Quindi quando mi ha chiesto questa cosa un po' ero titubante, perché adoro la sua versione, adoro lei emoziona sempre, e quindi mi sono detta ma io la devo fare a modo mio. Certo. Devo trovare un modo di farla veramente, e neanche il modo di Elisa, perché Elisa ha fatto una versione meravigliosa che però non mi rappresenta, nel senso che io non canto come Elisa, giustamente, ognuno canta, come la sente, come... Quindi ho dovuto, è stato un percorso di ricerca anche lì, è sempre un percorso di ricerca della verità, della tua verità. Non sempre è facile, perché cantare bene è facile. Sai, una bella voce, hai studiato, ok, dopo un po' è facile. Poi trovare invece la tua performance, il tuo modo di fare quella roba, è la cosa più difficile del mondo. Io comunque vorrei sottolineare che su YouTube, mentre cercavo i video di Arianna, perché io sono una persona che vuole sapere tutto di tutti, ho trovato la sua esibizione per Hillary Clinton, con addirittura c'è scritto con i complimenti finali di Hillary Clinton. Quindi tutto ciò che ha detto è assolutamente reale. Io quando
Pensavi che fosse una tazza mitomane, diciamo. Ma assolutamente no, stavo già immaginando la mia performance insieme a te davanti al prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi okay. Mi stavo facendo sempre un po' un viaggio, prima, hai capito? Se non muoio prima di paura. Ma no, Marianna, ma cosa? No, assolutamente. Ma voi non ci credete che più faccio e più mi sento responsabile di quel che faccio? Senso che a 15 anni io andavo, facevo fantastico davanti a Baudolo, la prima trasmissione fatta con la Disney è fantastico, che era la trasmissione fantastico più importante del sabato sera. No, 2 e 3 ero nel gruppo, parlo certo. come proprio singola, fantastico certo. di Baudo, fantastico 90, sì, esatto. La Disney mi fa, dobbiamo lanciarti per lanciare il fatto che sei la testimone della Disney e farai un'ospitata, dico, ah cosa? Fantastico, regia Gino Landi. Ma così. No, cioè, un grande. Pippo Baudo ti presenterà, dirà Arianna, tu esci all'inizio del programma come sigla. Però a 15 anni non lo so, sei un po' così, sei leggero, cioè sono uscito e ho detto ciao Pippo, come se lo conoscessi da 40 anni, era la prima volta che lo vedevo, Pippo dammi un 5, cioè, oggi mi caccherei addosso. Però oggi a volte sta cosa ti manca, no? Ti manca sta cosa a volte. Ma non è che a volte, mi manca. Io facevo delle performance molto più belle, serene, contenta di farle, invece adesso sono... A volte vince lo stress sulla gioia di farle, perché in più succede... Tipo vado ai provini, vado a fare dei provini di musical, perché ancora io i provini li faccio, cioè nei musical tu puoi aver cantato con Gesù Cristo, ma tu hai provino, lo fai, fai la line... Cioè nel teatro certo. Non si scherza. Sì, sì. Vado ai provini e sento, al provino della Bella e la Bestia, una seduta lì da ore, arrivo io e fa, ah vabbè, se c'è Arianna io me ne vado. Sei passato dall'altra parte. Dico, perché? No, perché sembra che se arrivo io come chissà che cosa, poi lascia perdere che ho vinto, ho fatto lo spettacolo, ok. Però... Cioè, era gente di un livello vocale pazzesco, non è che stiamo parlando, era gente, cioè nomi anche del teatro, non solo. Però mi fa venire una responsabilità. Io sono entrata a fare il provino con quel senso di dire: cazzo, adesso se faccio una nota sbagliata, se dico una cosa sbagliata, se prendo una stecca, sono finita. Perché sono tutti lì ad aspettare. Sei marziata. Cioè, non si può avere stupido ogni volta che canti. È vero. Vai, a me è successa la stessa cosa la quarta volta che provavo a Sanremo Giovani, cioè praticamente ormai ero il nonno di Sanremo Giovani, capito? Quindi mi è successa la stessa, cioè, l'ultima volta che mi sono presentato a Sanremo Giovani, che è stato 3 anni fa, praticamente sono arrivato, c'erano i pischelli di 18, 19 anni, vabbè, ma se c'è Cavicchini vaffanculo. Cioè, ma ho capito, ragazzi, ma, io, ma voi non avete capito, è la quarta volta che arrivo, non mi si caga nessuno di Striscio, quindi probabilmente, tra le altre cose, poi, da una delle ultime volte, è nato un nome così, proprio Mahmood, quindi voglio dire, Mahmood era uno di quelli intimoriti dal fatto che ci fosse uno, no, che ha 20 anni di esperienza sui palchi, ma che poi, fondamentalmente, quando arrivo davanti ad una commissione di Sanremo Giovani 3 anni fa, quest'anno mi sono presentato nei big senza avere, tra le altre cose, non lo so, forse senza avere il curriculum per essere considerato tale, ma ho l'età inevitabilmente per essere inserito in quella categoria, quindi ho dovuto farlo proprio per una questione anagrafica, ecco. Però è successa la stessa identica cosa, quindi ti capisco perfettamente. Poi noi ci troviamo completamente spodestati del potere che possiamo permetterci di portare in giro durante l'anno, ecco. No, è che esatto. Sono, cioè, quando sei sotto esame, sei sotto esame, puoi essere chiunque. Credo che chiunque si senta comunque che alla fine l'esame ti fa dare del tuo 100, ti fa dare sempre l'80. Arianna, ci parli un po' di questo progetto? Esatto. Il Murder Ballad? No, non di Murder Ballad, che ha chiuso la tournée a febbraio. No, il progetto stai facendo. Tu vuoi chiedere di Murder Ballad? Dai, perché sì. Marco, tu devi sapere che 12 anni che organizza a Cagliari, cioè lui è lui. Nella mia piccola realtà. Lo dico perché lo devo dire. Senti, non parliamo male di Cagliari, perché io sono, lo sai. Cioè io, allora, ragazzi, mio marito dice che amo così la Sardegna, ed è vero, che io se vado in qualsiasi posto del mondo
dico, sei italiana? Sì, sì, ma ah, bella l'Italia. Faccio, sì, ma sei stato in Sardegna? La prima cosa. Ma adesso noi ci portiamo tutti allora, con tutta la famiglia. Magari dicono sì, oppure dicono no. Cioè, non sei stato in Sardegna. E mi parte una pippa. Gli faccio, e poi soprattutto io adoro l'Ogliastra, il mare dell'Ogliastra. Cioè, io, scusate, ma per me il mare, quella parte lì, Calagolorite, Calagolorite, Calamariuolu, Calagonone, Calagonone, cioè, scusatemi, ma il Golfo di Orosei. Niente, il Golfo di Orosei per me è top in the world, cioè io ve lo dico. Oh, io sono cresciuto al Golfo di Orosei, eh. Potrei dire una cosa anche sconcia, ma non la dirò. A 13 anni la mia visione rock della vita ha fatto sì che accadesse una cosa molto importante nella vita di un uomo proprio al Golfo di Orosei. Adesso cercate di capire voi, perché non lo posso dire. A 13 dire. Anni? Non ti vergogni? Beh, quando, insomma, sì, io sono... Precoce! No, lei era più grande, quindi sono comunque apparso come un figo assoluto. Beh, certo, ovviamente. Ovviamente. Per Arianna, vabbè. che Timo è un super femminista. È un super assolutamente sì. Guarda, è una persona straordinaria. Veramente, adesso io proprio... veramente sarebbe, adesso non perché lo conosca, poi tra l'altro complimentoni da tutti ad entrambi, sì. Dicendo la bravura, guarda, non avete idea i complimenti che stanno arrivando per entrambi, per te Arianna hanno detto proprio la bravura va di pari passo con proprio la disponibilità, la gentilezza, la semplicità. Ma infatti guarda, quando tu hai risposto Arianna che c'è un oroscopo, perché ti faccio oroscopo? Io ho detto no, vabbè, ma io voglio, cioè, poi capito, unire queste due voci che per me sono straordinarie, per me è una, infatti adesso ti dico questa cosa di Marco, perché Marco, dicevo, è 12 anni che scrive e organizza Cagliari cene con Delitto, e quindi quando ho letto del tuo Mother Ballas, io subito, no, ma lo dobbiamo fare da Cagliari, dai, dobbiamo riprendere Mother Ballas. Parlerò col produttore e dirò di devo venire a Cagliari. E noi saremo lì a vederlo, e chi ci segue verrà a vederlo. E poi andiamo, se cercate fare teatro in Sardegna, cazzarola. Se cercate assassini, io sono disponibile. Secondo me tu ti dovresti fare anche i provini per i musical. Io mo te la butterò. Ma tu hai fatto bene a buttarla lì, ma io è un anno che ci lavoro e purtroppo il mio provino della vita è stato interrotto solo da questa pandemia, ma sono sicuro che tra non molto... Allora, il teatro per me della mia carriera piccola e umile e modesta è sempre stato, no? Io l'ho sempre visto come la ciliegina sulla torta, cioè ho sempre pensato, quando troverò la mia direzione, a prescindere da quale possa essere, lo saprò più avanti, io ho sempre ritenuto che il teatro potesse essere la ciliegina sulla torta di una carriera, no? Quindi quella cosa da fare per rendere veramente sopraffino un percorso musicale e non, ecco. Quindi io non più tardi di qualche mese fa ho approfondito un discorso con una persona proprio wow, e poi purtroppo è accaduto tutto sto macello, e quindi si è bloccato tutto, si è bloccato il mio disco, si è bloccato questo provino che io veramente, hai presente quello che diceva Arianna prima, è un provino che ti viene la pelle d'oca, quando ti viene a 35 anni la pelle d'oca, ragazzi, vuol dire che è tanta roba, no? Però sono convinto che la cosa potrà riprendere, anzi dovrà riprendere assolutamente, e sono convinto che il posto di quel provino non è stato sostituito da nessuno. Timothy! Devi iniziare adesso con noi, con C'è ancora uno spettacolo. Ecco, raccontagli l'amore per il teatro. Raccontagli Arianna, raccontagli il progetto. Allora, io faccio teatro dal 98. Ho iniziato con Garinei Giovannini, e il mio primo provino è stato con Pietro Garinei, quindi capisco cosa vuol dire l'emozione di un provino. Ed è stato bello quando dalla fine del Sistina mi è venuto incontro correndo dicendo: ma lei dove è stata fino ad oggi? Stato, mi viene da piangere, avevo 21 anni, solo al pensiero.
E da lì è iniziato il teatro. La mia più grande passione forse nella vita è il teatro musicale. Dico musicale perché ho fatto anche la prosa, però quando canto e basta mi manca la parte di recitazione, di intrattenimento, che è il fare musical. Quando faccio solo prosa, che parlo, mi manca la musica. Quindi è grande. Per questo che è nel musical che mi trovo un po', è un po' come... Io mi sento un po' più una cantante, non voglio paragonare le voci, non fraintendetemi, perché per me è Dio, e quindi Dio è là, e io sono una povera cretina. Però io amo la Streisand, io sono cresciuta a pane Barbara Streisand, sono cresciuta a pane Judy Garland, sono cresciuta a pane Frank Sinatra, sono cresciuta con quella genere di artisti lì. Ho studiato danza quando avevo 6 anni, ed è per questo che io sono cresciuta con l'amore per il teatro. Eravamo in tournée con Murder Ballad, che è uno spettacolo teatrale che io amo, che ho avuto la fortuna di fare anche in America, e l'abbiamo portato in Italia con grande sforzo, perché è uno spettacolo di nicchia che nessuno sa di che cosa stiamo parlando, ma pian piano anche lì abbiamo creato un pubblico di nicchia per spettacoli off-Broadway, stiamo cercando di farlo almeno. E a un certo punto fallisce la compagnia di Mary Poppins. Una serie di altri fallimenti abbastanza forti, dopo che da 2 anni che il teatro, ma più di 2 anni, ormai da 10 almeno, io che ho iniziato tanti anni fa, i soldi che guadagnavo in teatro 10 anni fa, ma me li scordo, ma da qui all'eternità, cioè io non guadagno più i soldi che guadagnavo prima, perché non si può fare un ragionamento di soldi come si poteva fare prima. Quindi la Però crisi guadagnavi. Del teatro esiste, no, la crisi del teatro esiste da molto, sì, più che 2 anni. Sì, Quindi ci siamo guardati, io e i miei colleghi, e abbiamo avuto questa idea di dire: ma perché non creiamo un anthem, un inno per il teatro, che parli dell'amore per la passione, e la passione che abbiamo per questa cosa, che prevede molti sacrifici di vita privata, di vita in generale, perché mangi panini, non dormi niente, vivi in hotel assurdi, in posti assurdi, a volte sei scavalca montagne, viaggi della speranza, io in macchina. Freddo, caldo, caldo, freddo, non si capisce una mazza, in teatri che non hanno riscaldamento, ed è successo a Roma quest'anno, non faccio il nome del teatro, ma una roba indecente, la gente con la pelliccia, se no non si poteva stare in platea, e noi costretti a stare in magliettina a fare finta che tutto fosse normale. Quindi ci siamo detti: creiamo una canzone per attirare l'attenzione sul problema e sul tema, per arrivare al pubblico, ma anche alla politica. Cioè, volevamo essere un po', no, dirompenti. Cosa succede? Fabrizio Voghera, mio collega, scrive questa canzone meravigliosa, davvero, che mi ha fatto commuovere quando l'ho sentita la prima volta, che l'ha mandata così, era a gennaio, la manda così sul gruppo, no, di Murder Ballad, io wow, così, e viene fuori il Covid. Ah. E lì abbiamo detto, cioè non solo eravamo cornuti, adesso saremo anche mazziati. E perché sappiamo benissimo che sembra che la ripresa delle aperture teatrali e dei concerti live, del live entertainment, sarà non a dicembre, come qualcuno dice, ma in primavera. Perché i teatri, anche se gli chiederanno di aprire a dicembre, non sono disposti ad aprire guadagnando un quarto di quello che guadagnavano per tenere il distanziamento delle poltrone, perché non hanno i soldi per produrre spettacoli prendendo gente la metà della metà del pubblico. Già non ci andava nessuno, figurati adesso. Bravi, fanno bene, hanno ragione, è giusto. Mi piace questa Arianna Forte, vai. No, cosa succede? Che quindi abbiamo deciso di fare due cose. Lanciare il brano cantato da noi, perché noi l'abbiamo così concepito, ma non perché noi vogliamo essere protagonisti. Infatti poi questa canzone prevede una seconda fase. La prima fase è: la cantiamo noi. Tutto quello che sarà le views della canzone, soprattutto gli scaricamenti della base e dei Spotify, di tutte le piattaforme, YouTube e tutto quello che è, andrà per il Covid attraverso Medici Senza Frontiere, che sono sempre in prima linea in tutte le situazioni di emergenza e anche per il Covid. E nel frattempo, più condivisioni avremo di un minuto di tutti artisti, tecnici audio, luci, sarte, truccatori, parrucchieri, tutto quello che è l'indotto che arriva dal nostro mestiere, che non siamo solo noi sempre in prima linea, ma c'è tutto un mondo, c'è intere professioni, intere famiglie che vivono su questa cosa, e più gente lo farà, anche il pubblico che ama il teatro e che gli manca, come è rimasta orfana come noi di questa cosa meravigliosa del live entertainment, più ci saranno condivisioni, più avremo voce in capitolo per andare
dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo a parlare di come fare per salvare questo mestiere, perché c'è gente che è a rischio, cioè non solo che ormai il mestiere non potrà più farlo, perché già non lo, magari lo faceva già poco, adesso non può più farlo, dovrà cambiare mestiere sempre che ne trovi un altro. E magari ha studiato tutta la vita per fare questo mestiere, perché questo mestiere che ogni giorno, io domani ho una lezione di canto, cioè mio marito si arrabbia, dice perché studi ancora canto che potresti insegnarlo? Perché ci sono cose, intanto la voce è una roba, è come, sono come i muscoli, appena molli, badabam, te viene la ciccia, te viene la mollezza, te viene, no? Cioè, ti viene la qualunque. Ecco. Io lo chiamo l'orecchio del cocker. Sì, e poi, perché ci sono sempre delle cose che noi cantanti non sappiamo fare. Ci sarà sempre qualcuno che fa delle robe che dici, ma come ha preso quella nota? Ma come ha fatto a tenere qua? Ma come è? E poi ci sono le nostre insicurezze. Noi dobbiamo lavorare. Perché come dire a uno che fa le Olimpiadi, ma come mai ti sei allenato 8 ore al giorno? Va bene, tu fai le Olimpiadi. Cioè, perché uno si allena? Si deve allenare, il nostro mestiere. Quindi noi investiamo su noi stessi continuamente. Soldi che nessuno ci dà, ce li dobbiamo guadagnare. Ma se ormai non abbiamo più un lavoro, non abbiamo più posti dove farlo, e c'è qualcuno che magari ha la famiglia che lo aiuta, e c'è qualcuno che no, che ha una famiglia da mantenere. Quindi abbiamo pensato di lanciarla adesso. La seconda fase del progetto prevede che tutti quelli che hanno partecipato, i performer, e le migliori interpretazioni anche del pubblico, facciano parte di un video stile, non fraintendetemi, We Are The World, cioè dove tutti saremo uniti, in un teatro, su un palco, e gireremo il video e faremo anche uno spettacolo. Quindi, Timothy, adesso mai più! No, Dai commenti, sappiate che... Mi basta un minuto, mi basta, per condividere tutti i social. Me la canti, io la butto sui social e iniziamo a fare un po' di rumore. Allora, se volete... Cosa, come, io allora vedo il primo, guarda è già pronto lì, guarda, è già pronto lì il microfono, ecco, guarda, bravo, puoi allora suonarla come vuoi, con la chitarra, con piano, con la base che ti diamo noi, vuoi suonarla e basta, la suoni e basta, la vuoi recitare. Un pezzo, vuoi cantare, whatever, allora, you like. Arianna, se voi aspettate un attimo, noi la mandiamo in onda un pezzo, il video, sì. Okay, Marco, Amedeo, sei d'accordo? Amedeo oggi è incantato. Io adesso dico a mio cognato, Amedeo, dico a mio cognato che ci fa la regia da Treviso, gli dico di mandare Treviso, il video. La città del Prosecco. Io faccio mandare il video che voi avete, che sta, quindi non la base, proprio il video. Adesso sì, gli ho detto manda il video. Noi stiamo in silenzio e così lo vediamo, lo vedono tutti quelli che ci stanno seguendo. Cioè, ci sono persone... Io chiedo a tutti, il pubblico per me ancora, cioè non fraintendetemi, è chiaro che sono contenta che i miei colleghi partecipino, perché vuol dire che sentono, finalmente siamo uniti in qualcosa, si spera. Poi non sarà purtroppo così, ma inizio a vedere che la gente, sia colleghi che la gente comune, la gente, il pubblico vuole, no? Vuole essere unita per una volta, però il pubblico che ama il teatro, io voglio le interpretazioni loro. Faremo anche la nostra, degli stand-up comedian. Allora dai, io lo mando, Ari, lo sto mandando, noi siamo in silenzio, digli di mandare, andiamo, siamo zitti e vediamo che succede. C'è ancora uno spettacolo. Il teatro vive in noi. Devi amarlo, non puoi scegliere. Devi amarlo se lo fai. Devi amarlo se lo fai. Se lo fai. C'è ancora uno spettacolo e dobbiamo farlo insieme. Si spengono le luci e il palco ci appartiene. Sembra già un miracolo poter vivere così. Dentro personaggi e favole la tua voce abita lì. Siamo fatti come i sogni,
di paura e di follia. Sono i nostri cuori complici, non vorresti più andar via. Ma c'è ancora uno spettacolo, se tu vuoi resta con me. Brilleremo questa notte, brilleremo io e te. E sembrano bellissime le parole dette qui. I nostri occhi che si cercano, mentre il pubblico è già lì, pronto a cogliere ogni attimo delle nostre verità, come anime che fuggono ma che si ritrovano. Siamo noi, mistero e fantasia. Siamo missione. Non mancarci di rispetto, non tradire l'emozione. È fatica nell'essere, sudore nei costumi, dietro il trucco un'altra pagina da riscrivere ogni sera. Vive in noi, devi amarlo, non puoi scegliere, devi amarlo se lo fai. Ciao ragazzi, è il momento di farci sentire. Interpretate la nostra canzone, non importa con quale forma d'arte, va bene il canto, il ballo, la pittura, la recitazione. Potete trovare, dai, dai, stavate raccontando un aneddoto gustoso. No, dai, stavo, dai. Stavo raccontando del mio amore per il musical inconsapevole, inconscio e un po' nascosto, no? Uno dei miei sogni era conoscere Ted Neely, no? E quando Gianmarco mi fece entrare in arena, io lo dico, avevo la mia compagna incinta di Achille e praticamente lui mi salutò, mi abbracciò, mi mandò, non dico a quel paese, ma quasi, si portò via la mia compagna, no? Gli mise le due mani sulla pancia, ok? Insomma, ragazzi, io vi giuro che mi sembrava veramente il Signore. Io restai senza parole, ok? Allora, lui fa questo effetto, perché l'ho conosciuto anche lui. Lui è incredibile. Ha un'aurea pazzesca.
Gesù. Lui è la prova che un Dio esiste, è il Dio di Jesus Christ, ma quello almeno si sa che esiste, c'è la prova. Io, ragazzi, dall'inizio alla fine ho pianto come un deficiente, ok? Allora, io voglio fare, scusami, ti interrompo, ma qua abbiamo commenti su commenti, commenti su commenti. Vai, allora, dici qualcosa. Allora, ci sono Monica Negri che dice, commovente, tocca il cuore. Il video. Questo, il video, è un complimento fantastico. Wow. Canzone commovente da fare. I miei colleghi che l'hanno interpretata con me. Certo, nel momento. Poi certo. Ci saranno tutti gli altri che la interpreteranno, perché oggi abbiamo avuto la condivisione di Silvia Querci, Francesco Antimiani, cioè di altri, Luca Marconi, Valentina Ferrari che è killer Queen, the Queen in We Will Rock You, cioè, parliamo di performer della Madonna, però è abbiamo utile. Avuto Jerry Calà, abbiamo avuto Cristiana Capotondi, ma io devo dire ciao a Ario Avecone, Fabrizio Voghera che ha scritto la canzone e Miriam Somma che l'ha interpretata, questi performer che l'hanno interpretata con me per il momento. Per il momento. Scusate, forse, forse a me è scappato, ma vogliamo ricordare dove andare a vedere il video, se si può vedere soprattutto. Allora, su YouTube andate sul canale Working Musical. Okay. E c'è il video originale di 5 minuti, la base di 2 minuti e mezzo e il trailer di 2 minuti e mezzo. La base ha le parole scritte nel video, quindi cioè praticamente potete leggere direttamente mentre interpretate la canzone. Vi iscrivete al canale e basta. Poi dovete condividere chiaramente sui vostri social media mettendo l'hashtag ancora uno spettacolo. Allora, io lo faccio uno spettacolo. Io lo faccio già domani, promesso. Allora, io vi dico questo perché c'è Francesco Orlandi che dice qualsiasi tipo di arte è magia. È qui, c'è assolutamente tanto di cappello, io ce l'ho. ci sono, chiedono molte cose, tipo appena va in porto la cosa trovo il testo e lo pubblichiamo. Valeria Rita Callisto. Fausto Vannucci dice ragazzi finché ci saranno nel mondo arte e artisti ci sarà sempre la speranza e la gioia della vita, grazie, questo ce lo dice Fausto Vannucci, quindi signori che comunque, conosco bene, ha visto Marvel Ballad, dice ha visto Marvel Ballad, sì, e sì, faccio sì. Un saluto a una persona che ci sta guardando, un saluto a un amico molto importante che sta in Londra, spero in spagnolo. Hola Hugo, ve l'ho detto in castellano. Hola, hola. Poi io ti porto i saluti di un ragazzo, siamo tutti ragazzi, Arianna, dopo i 40 siamo tutti ragazzi, tipo ti ancora non ci arriva. E dopo i 50 siamo tutte fanciulle, ecco. Allora, questo ragazzo si chiama Cristian Romagnino. Allora, Cristian ha i gadget tutti legati, no, alle varie cose Disney, eccetera, del mondo Disney. E io adesso, io speravo che perché ti voleva fare assolutamente una domanda, però sicuramente ti manderà un messaggio su Instagram, perché lui sta organizzando una mostra legata proprio alle cose Disney. E quindi tu che hai fatto il Disney Club, eccetera, assolutamente piazzato là. E poi c'è anche un giovane ragazzo che quando io facevo la giudice a un programma che in Sardegna si chiamava Ballo Ballo, e io giudichei questo ragazzino, naturalmente il giudice del ballo che vuoi che faccia, cioè era una cosa un po' comica, che ti sta seguendo e che è un bravissimo, cioè è un giovanissimo performer. E allora lui deve fare assolutamente. E infatti io voglio che lo faccia. Matteo, se mi senti, che ti ho visto Matteo. Piccolino, che avevi 10 anni, quasi 11, fai sta roba. Ti ecco. Aspettiamo. Oh, ma ragazzi, aspettiamo anche voi. Non è che ah, noi ti sicuro. Ah, noi facciamo un trio, no? E facciamo un trio. E detta così non si può sentire, però sì. Ma perché, ma noi abbiamo appena fatto appunto questo quartetto uscito oggi, bellissimo. Quindi è bello anche quando mischiano anche i modi. Cioè, volete leggerlo, volete farlo a modo vostro, potete farlo, insomma, anche dai, facendo. Fatto. Vabbè, noi stiamo già facendo, hai visto dei video promo abbastanza sui generi disastrosi. Come potuto notare, quindi lo faremo nel nostro stile. Ma noi vi vorremmo qua tutta la sera. Volete sentire la favola della buonanotte di Amedeo oppure dovete andare? Diteci voi. Io purtroppo da qui a cui devo tornare perché sento che sta scalpitando. Tipo, ecco. Grande. Io ho due figli sotto che praticamente probabilmente hanno attaccato al muro la madre e quindi vorrei andare a dare manforte alla madre, solo benissimo quello, eh. Allora vi dobbiamo salutare, allora potrete ascoltare però... domani riprendete la diretta, andate alla fine e ascoltate la favola della buonanotte che è per piccoli adulti, bambini adulti o quindi adulti, per noi come... insomma,
Sì, sì, soprattutto quindi... per voi, anche perché il nome della, il titolo della, della favola è Sesso, droga e Julio Iglesias. Julio, io amo Julio, mi va, e me va, era, me è stato me il mio modo per mettere me insieme me i vostri due mondi. Quindi noi vi allora prima vi saluto io, poi vi saluta Marco, poi vi saluta Amedeo. Noi vi, allora prima vi saluto io, vi ringrazio. Timothy, Arianna, siete veramente due grandi artisti, due persone straordinarie. Per quello che mi riguarda, io sono stata, sono onoratissima di avervi onorato avuto io in questa nostra piccola trasmissione. E io mi auguro, e io mi auguro veramente, veramente che voi due, io lo dico per l'ultima, ma non voglio essere pedante, però veramente ho messo insieme due delle voci più belle che secondo me ci sono in giro. E proprio lo, e Timothy lo sa, perché Timothy, vabbè, lo sa che insomma, intanto col... Timothy, intanto Timothy, se ci fa il video da un minuto, poi sarà nel video quello official. No, io te lo faccio già domani, guarda, ti ho chiesto, ti ho chiesto il contatto, ma è già una promessa di incontrarsi sul palco quando faremo questo video pazzesco, perché immagina magari tutte queste voci pazzesche insieme cosa possono fare insieme. Magari guarda, grazie per avermi portato in Sardegna, io avrei dovuto essere lì fra 10 giorni, 2 giorni di live a Valle d'Oria, è stato ovviamente tutto soppresso, e senz'aglio, ma grazie mille, grazie per avermi fatto incontrare Arianna, sono onoratissimo davvero. Davvero, grazie. Grazie adesso mille. Vi saluta Marco, poi vi saluta Medea. Allora, io sono... sono, come dire, sono stravegliato, sono felicissimo di aver potuto incontrare due artisti di questa portata, cantanti, musicisti. Io ve l'ho detto, canto come un citofono, ma ascoltarvi è sempre per me un'ispirazione, almeno nel mio piccolo della doccia, poter cantare le vostre canzoni per me è bellissimo. E sono, ho conosciuto Timothy e sono stato avvolto dalla sua musica. Io lo conoscevo pochissimo, allora mi sono messo ad ascoltare la, i vari pezzi e sono rimasto strabiliato. Arianna, io sono, abbiamo praticamente la stessa età in realtà, e beh, che sembra un bambino poco, poco è una dotato. Cosa del 75, quindi è così. No, ma io sono dell'80, cioè arrivo un po' glam, allora, capito? Abbiamo la stessa età. Io sono così. Sono cresciuto con i tuoi spettacoli, la tua televisione, le tue cose, quindi vedevo Arianna, Arianna, questa Arianna senza un cognome, no? Arianna e boh, basta. Quindi averti di fronte, poterti parlare, benché si sia la, a 8 fuso orari, non so, di distanza, per me è qualcosa di, boh, cioè, non lo so, grande, grazie. Grazie, grazie a voi. Vai. Io sarò velocissimo, vi ringrazio ragazzi, siete splendidi, entrambi riassumete, avete riassunto una frase che mi ripeto ogni giorno, che è dietro ogni difficoltà si nasconde sempre una grande possibilità, ed è quello che avete raccontato oggi voi con i vostri aneddoti, le vostre storie appartenenti a questo momento. E quindi spero che possiate riprendere a tu, Timothy, soprattutto a tornare a vivere dei live, a tornare ad essere un animale da palcoscenico. E Arianna, continuare con i tuoi progetti. E chiudo dicendo che Timothy e Arianna siete stati bombardati di messaggi, un sacco di gente vi vuole bene. Sì, vi ringraziano della presenza. Sì. Timothy, c'è una signora che ha scritto che gnocco, Elena Maisano, però quella è mia madre, penso si riferisca a me. Ah, ok. Arianna, una cosa sola, te la posso chiedere? Una sola cosa. Non dico il ritornello della canzone, ma due parole. Quale? La canzone della Sirenetta, perché io ci sono cresciuto.
Ribadisco che non sono io nel film. No, sappiamo, nel film non sei tu. Quella cantata da te, quella che disco, tu facesti quella che a tu 16 fai. Anni in playback, quella trasmissione che, non, che chiudete, cioè Arianna, guarda, sei in chiusura, e tu la meravigliosa con la codina e la frangia. Sull'utilizzo del verbo facesti non puoi esimerti, è impossibile. Ecco, usato il passato remoto. Facesti delle cose, solo un pezzettino. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, mi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Allora, io... Grazie. Io avevo il tuo disco, ho il tuo disco a casa, sappilo. Quindi devi venire in Sardegna e firmarglielo, Arianna torna. Sì. Vado a letto con la consapevolezza di assomigliare più a Sebastian che a... Vabbè, grazie. Io sono Flanders. Io Ursula, perché la stanza è quella, ragazzi. Cioè, oggi c'è più una gonna da Ursula, guarda, cioè, e anche la maglia... Questa me la facciamo avere, ragazzi, però a voi la due. La voglio. Mi piace avere la maglia. L'ha detto, perché io in Sardegna, volente o nolente, ci verrò quest'anno. COVID sarà volente. Ragazzi, vi salutiamo, grazie. Dovete uscire voi dal meeting. E noi ragazzi. Noi ci godiamo Amedeo Abbate con la sua favola della buonanotte. Ciao Arianna, ciao ragazzi. Grazie. Ciao Timothy, ciao Arianna. Ciao, viva ciao, ragazzi. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Ciao. Bene, ama. Parto, dacci la favola della buonanotte, Timo, ti riesci ad uscire, se no ti becchi l'inizio, Non sono capace di uscire, ma io resto qua fino a quando non ci riesco, dov'è il problema? Dai, vai Amedeo! Nel caso sparirà, vai. Bene, quindi sesso, droga, ma in realtà era Julio Iglesias. Carmen, quanta Spagna nelle tue braccia, tutta sbagliata. Ai tempi di Salamanca parlavo spagnolo, e per forza, il polacco mi avrebbe reso tutto più difficile. Salamanca in Spagna, lontana da Varsavia. La cosa era così chiara che avevo imparato lo spagnolo senza pensarci due volte. Avevo imparato a parlare bene catalano, castigliano, ma soprattutto a parlare languido. Ho imparato spagnolo ascoltando Julio Iglesias. Si dice che aprile sia il più crudele dei mesi, ma a me le cose andarono alla grande. In quella primavera, nel 2010, da Salamanca decisi di andare a fare fortuna in Andalusia. Una fortuna a tempo determinato, giusto per il periodo di Pasqua, come animatore in un resort. Mi sembrava una buona idea, perché il requisito fondamentale per fare animazione è essere vivi. E io lo ero. Inoltre è richiesto spirito di adattamento e forte affiatamento tra i membri del team, al punto da dover dormire insieme. E quando dico insieme, intendo nello stesso letto. E quando dico letto, intendo a una piazza. E nella stessa piazza, insieme a me, c'era Carmen. Non c'erano piccioni, né monumenti, né cattedrali, né turisti asiatici. C'eravamo solo noi due. E facevamo comunque fatica, ma era bello, non ci fu imbarazzo, fin dalla prima notte, me la ricordo bene, ridevamo, scherzevamo, ci facevamo i dispetti. Carmen era una ballerina e io un clown. Per fortuna avevamo l'abitudine di dormire senza costumi. Quella prima notte ci addormentammo felici, schiena contro schiena. E la mattina ci risvegliammo innamorati. Ci girammo e ci baciammo. Fu così dolce. Ci sembrò scontato. Meno scontati i piccioni che ci trovammo in camera e i due asiatici ridenti che chiedevano di fargli una foto e anche la chiesa gotica alle loro spalle. Che pazzia! Che piazza! Avete capito? Ma il mio tempo al resort era terminato. Anzi, era determinato. Due sole settimane. Giurai a Carmen che sarei tornato in Andalusia per lei. E arrivato a Salamanca mi diedi subito da fare. Non avevo un'auto, tantomeno un furgone per trasportare le mie cose. Non avevo neanche amici che potessero aiutarmi a traslocare. Non avevo amici.
tranne uno, ma era polacco, e finivamo sempre per fraintenderci e litigare. Così ebbi l'idea di spedire tutto quanto in Andalusia e impacchettai tutto. Dopo aver fatto, guardai la stanza vuota. La mia vita stava dentro 6 scatoloni. Camicie a quadri, a fiori quadrati, libri beat, romanzi e poesie beat, dischi beat, un saggio sul potere del trasloco beat, una chitarra a fiori, un righello in pollici. Faceva molto beat. Un dizionario spagnolo-polacco usato poco, usato male. Un paio di pinne, un naso da clown, subacqueo. Occhiali da miope, un busto di cheope, medicinali antipanico, maniglie anti-intrusioni, chiavi in scatole, acciughe sott'olio. Non ci stavano, ma io ce l'ho fatta stare. C'era anche una confezione di profilattici ritardanti, il che mi ricordò che mi rimaneva poco tempo. Avevo ottenuto il lavoro nello stesso resort e ripartii per Isla Cristina, un paesino di pescatori andalusi al confine del Portogallo. Ma arrivai prima dei miei scatoloni e così per 10 giorni girai con gli stessi vestiti. Ma non mi importava, ero di nuovo insieme a Carmen, ero felice. Ma le cose si complicarono. Prima ancora di cominciare, il direttore del resort non avrebbe assunto altro personale d'animazione. Mi ritrovai senza lavoro, senza casa, senza scatoloni. Ero improvvisamente povero, la situazione precipitava sempre di più. Ti accorgi di essere povero quando cominci a risparmiare sulle idee per come uscire dalla povertà. E io avevo risparmiato tante idee. Erano talmente tante che si erano svalutate. Ero così povero che anche quei pochi contanti rimasti mi si svalutavano addosso. Il bancomat era diventato una carta dei Pokémon. Non sapevo neanche come fare a chiedere l'elemosina. Non ero attrezzato. Gli altri poveri avevano il POS. Io firmavo cambiali. Praticamente mi indebitavo. Dormivo per strada, mi arrangiavo con quello che trovavo, sempre più ai margini. Una mattina un vigile mi sveglia e mi grida: lei non può stare tra i cartoni, lei deve andare nell'umido. Ti accorgi di essere povero quando scopri di avere delle banconote addosso, ma non le riconosci. Le scambi per foto di parenti dimenticati, per campioni di colore, per una brutta infezione. E se capisci che sono banconote non sei sorpreso, ti senti in colpa. Le avrò rubate? Ma chi? Mi prenderanno? La mente era offuscata anche per via della fame. Non avevo di che mangiare. Per scacciare la fame mi misi a leggere. Avevo trovato un libro di Burroughs, Il pasto nudo. Lo divorai. Ma peggiorai le cose. Ebbi delle allucinazioni. Vidi Carmen vestita da Carmen, che parlava come Carmen e mi guardava con quegli occhi da Carmen, mi chiamava con la voce di Carmen, Amedeo! Era Carmen che mi disse: vieni da me. Mi invitò a casa sua e così conobbi suo padre, un pirata. Faceva spavento, aveva dei tatuaggi orribili. Uno doveva essere un'ancora, ma non si capiva. Mi ricordava Pavia vista dall'alto. Sull'altro braccio c'era una scimitarra, ma io avrei giurato fosse altro. Il padre di Carmen in realtà non esercitava più come pirata, faceva il pescatore, ma gli era rimasta la grinta e la cattiveria. Aveva una folta chioma agitata e legata a coda di cavallo. E mi guardava sempre malissimo. Con me non parlava mai, io ero un ragazzetto, lui era acqua. Di lui avevo una certa soggezione, ma Carmen mi rassicurava, mi proteggeva. Dicono che possiamo recuperare in videoconferenza. Sì, io e Carmen siamo stati insieme un po'. Poi un giorno, in pieno agosto, un uomo in sala parto che non l'amava. Conta come un porta ombrello. Gliel'ho detto e l'ho lasciato. Ma come si fa a non assecondare? Mi è rimasto un dolce ricordo. Partner, in preparazione una foto con degli asiatici. Che ci cambierà la vita. Bellissima. Sono un pirata ed un signore! E se mi lasci non vale! Bene, adesso, proprio su sono un pirata ed un signore, 10 secondi a Marco Lobo in spagnolo. Bueno, tengo un amigo che non sta mirando e non ha entendido bien il cuento del cuento di Andrea che mi tirava a sexo, droga y Julio Iglesias. Entonces, y ha contado de su experiencia en Andalucía.
en Andalucía. Entonces, ha hablado de su trabajo ahí a tiempo determinado. Y eso era muy divertido. Y espero que os guste en italiano también. Terminato. Yo os quiero mucho también. Yo quiero, quiero mucho a todo el mundo. Y hablando también de pájaros y de turistas chinos. Del sexo que no ha hecho. Eso es todo. Hugo, te pido perdón por mis amigos. Te pido perdón. Por... Nosotros lo queremos un montón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, hombre? ¿Y por qué, ole? Y haremos una puntada de la transmisión cómica, cómico, de la transmisión cómico internacional. Y cogemos de la España, de la Rusia, de todo el mundo. Y también de Omoda. Il quarto giaro. Bene, adesso introduciamo, prima di dire il vincitore, che diremo proprio in finale, la seconda puntata di Quarantene Gravide. Vai. Quarantene Gravide, che è la sitcom creata dai nostri amici di Novi Ligure, i Fabrozzano, cioè coloro che oscureranno i Ferragnez, cioè Davide Fabrocino e Stefania Rottano. La Stefi è incinta, sta praticamente per partorire tra 30 secondi. Hanno creato questa sitcom che trovate su YouTube, appunto Quarantene Gravide, andate a vedere. E adesso diamo al regista, lo scriviamo, vai con la puntata, un paio di minuti, poi Marco dirà il nome del vincitore del nostro gioco, quindi il titolo della favola, e noi vi saluteremo. Ecco, vediamo se mio cognato ha visto. Ecco, vai, scrivo, vai. Saltare l'ultima lezione del corso preparto. Sono le ostetriche. Dicono che possiamo recuperare in videoconferenza. Se non sei un'infermiera o un dottore, un uomo in sala parto conta come un porta ombrelli. Ma come si fa a non assecondare in tutto e per tutto la propria partner in preparazione a questo nuovo arrivo che ci cambierà la vita per sempre? Per prima cosa mettiti comodo. Ora fai un respiro profondo ed elimina tutta l'aria dai polmoni. Mi raccomando, Stefania, dai polmoni. Ma perché siamo in questa posizione? Perché serve a far girare il bambino o la bambina. Siamo tornati e diamo immediatamente, innanzitutto ringraziamo Amedeo per questo pezzo di vita vissuta, e adesso ci darà Marco il nome del vincitore, cioè del primo che tramite un messaggio ci ha mandato appunto la risposta corretta, che era allora il vincitore del gioco Apero Perol, era il pifferaio di Hamelin. E vince Andy De Fiori. E Francesca, cosa vince Andy? Cosa vince? Decideremo. Probabilmente o una shopper o una tazza che gli invieremo. Vi salutiamo, parto con il finale. No, questo non è il finale, è l'iniziale. Questo è il fondo al mar, sigla finale, scusa. Siamo stanchi anche noi. Sigla che non poteva mancare. Grazie ad Amedeo, grazie a Marco Lotte. Grazie a Francesca Falchi. Grazie ad Arianna Bergamaschi. Grazie a Timo di Cavicchini. Via, grazie, volume a palla, Fra. Alza il volume, alza. Alzo. Ciao. Ciao a tutti. E non finiremo mai, la storia infinita anche per voi. Roberta Cucciari, grazie! Roberta Cucciari, grazie mille per le tue bellissime pozioni. La nostra incarica.
ti. Muchas gracias por los españoles que nos miran. Gracias.